Ciao ragazzi, forza, forza, ce la faremo. Mi trovo qui nel presidio medico di Palma Campania, pure io. La dottoressa adesso mi sta eseguendo il tampone per vedere se tutto bene. Mi sta dicendo di sì, almeno Allora si sta collegando, ma ancora non c'è. Allora. Eccoci. Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati a questo terzo appuntamento che abbiamo organizzato, l'Associazione Circolo e l'Osservatorio Lambro, nell'ambito sempre del patto di collaborazione che è stato sottoscritto tra l'Osservatorio e il Comune di Milano e che riconosce il fiume Lambro come bene comune, istituzionalizzando anche un tavolo di monitoraggio civico e quindi di controllo, di valorizzazione, di tutela ancor più effettivo del fiume. Vi ringrazio di essere alcuni ancora qui, altri sono nuovi per questo terzo appuntamento che ha il compito di entrare un po' nel vivo del monitoraggio civico, che è appunto uno degli aspetti e dei contenuti essenziali del patto che abbiamo sottoscritto con il Comune di Milano. Io sono Veronica Dini, sono la presidente dell'Associazione Circola e semplicemente aiuterò, cercherò di guidare in questa oretta e mezza di discussione e di racconto. Prima di presentarvi anche i singoli relatori, vedo che c'è qui fra noi, fra gli altri, il presidente dell'Osservatorio, Gianni Pampurini, che appunto è il motore di tutta questa vicenda, che ringrazio sempre per l'appoggio, per il lavoro, insomma, che stiamo cercando di fare. Come vi dicevo, uno degli aspetti interessanti di questo progetto che abbiamo avviato con il Comune di Milano riguarda appunto il fatto che le parti, quindi l'osservatorio di cui Circola è socia ed altri soci dell'osservatorio si sono impegnati con il Comune di Milano innanzitutto appunto a riconoscere la valenza del fiume Lambro come bene comune, quindi come un valore per tutta la comunità che a favore di tutta la comunità e da parte di tutta la comunità deve essere tutelato, valorizzato nel modo più concreto possibile. Dall'altro, appunto, le parti si sono impegnate anche a costituire e a istituzionalizzare un metodo di tutela e valorizzazione di questo fiume che in particolare ha a che fare con che viene, diciamo, concretizzarsi attraverso il monitoraggio civico. Monitoraggio civico vuol dire un ingaggio, ora lo dico in maniera molto semplice perché i relatori sono qui apposta per spiegarci di che cosa si tratta e per raccontarci alcune delle esperienze più interessanti che sono. Come dire, il panorama nazionale e internazionale. Il monitoraggio civico è sostanzialmente l'ingaggio per l'appunto dei cittadini che attivamente raccolgono e producono informazioni di carattere ambientale, nel nostro caso relative allo stato di salute di un fiume, e nel nostro patto questa raccolta e questa produzione di informazioni verrà riferita, trasmessa all'amministrazione comunale, la quale appunto in questo patto di collaborazione si è impegnata a recepire le informazioni e ad attivarsi. Questo è per noi un passo anche dal punto di vista giuridico-amministrativo molto importante, perché di monitoraggio civico si parla da diversi anni, da alcuni anni, ci sono appunto, come sentirete, delle esperienze sul campo di grande interesse, ma non sempre si riesce a, come dire, fare in modo che questa attività sia effettivamente di beneficio per tutta la comunità. Molto spesso rimane un'attività ottima, interessantissima dei cittadini che viene diffusa, ma non viene sufficientemente utilizzata. I dati raccolti e prodotti non vengono sufficientemente utilizzati poi dall'amministratore e degli altri attori del territorio e quindi, diciamo, la valenza di questo strumento rimane parziale. Questo che abbiamo avviato è un piccolo nuovo esperimento, cerchiamo di lavorare, di ascoltare da chi appunto da anni si occupa di questi temi per cercare anche di avere suggerimenti, indicazioni e per poter poi reiterare, possibilmente sviluppare
E fare rete fra queste iniziative, anche perché uno dei, insomma, credo degli scopi debba e possa essere quello di non inventare la ruota ogni volta. Cerchiamo di lavorare facendo un prezioso uso anche delle esperienze e dei risultati che professionisti e appunto amministratori e studiosi hanno raccolto prima di noi. Allora, in questo spirito e con questa, diciamo, brevissima presentazione, do intanto la parola alla nostra prima ospite, che è appunto una delle maggiori esperte di monitoraggio civico, monitoraggio ambientale in particolare, ma non solo, con cui abbiamo avuto il piacere di lavorare, io in particolare da tanti anni, Anna Berti Suman, che adesso non so da dove si collega anche lei, forse ora sei sempre in Italia, ma ecco, però studiosa che in realtà anche nell'ambito di, adesso poi ci racconterà alcuni progetti di ricerca internazionali, ha approfondito, ha studiato anche attraverso una tesi di dottorato il monitoraggio civico. Allora, a lei un po' il compito iniziale di appunto raccontarci bene che cosa dobbiamo e possiamo intendere per monitoraggio civico e qual è in qualche modo la cornice, direi culturale naturalmente in primo luogo, ma anche in qualche modo giuridica, a cosa ci serve, che uso possiamo fare del monitoraggio civico in modo tale anche da essere sicuri di andare nella direzione giusta, ma anche aggiungo e chiudo, anche essere sicuri di chiedere le cose giuste e poterle chiedere, non limitarci a una diffusione di informazioni che va nel senso appunto della trasparenza, ma non forse del cambiamento reale delle cose. Vi ringrazio tutti, mi taccio e a proposito di silenzio e di tacere, chiedo a chi ovviamente non deve intervenire di spegnere il microfono in modo tale da non disturbare. Poi farei un giro di magari domande, di interventi, se possibile alla fine del dibattito, in modo tale che abbiate anche tutti un po' il quadro, come dire, della situazione. Vi ringrazio e do la parola ad Anna. Grazie Veronica e grazie insomma per averci diciamo, coinvolto in questo ciclo di webinar che sto seguendo dall'inizio. Devo dire, i temi sono stati estremamente vari, le discussioni insomma molto appassionanti, quindi diciamo è un onore essere qui con altri colleghi che insomma mi sembra rappresentino il monitoraggio civico in modo ecco, eccellente. Allora, io vi sto chiamando, parlando da Laveno Mombello sul Lago Maggiore, quindi anch'io zona rossa, tanta solidarietà e in qualche modo, vabbè, certamente essere sul lago si sta un po' meglio che magari in centro a Milano, però comunque siamo confinati in un comune molto piccolo. Ecco. Io, ecco, vorrei iniziare insomma, condividendo una piccola esperienza di monitoraggio civico e vi racconterò ecco, un pochino un percorso che ho fatto io attraverso il monitoraggio civico con tante persone. Quindi quella che vi racconto è una storia molto partecipata, proprio nel vero senso della parola, nel senso che ho incontrato tante persone in questi anni di dottorato che mi hanno permesso di scoprire anche tutte le sfaccettature del monitoraggio civico e il perché è importante, oltre al fatto che vada di moda o meno, che sia condivisibile o meno, proprio perché è importante per le persone che lo fanno e per le persone che decidono di ascoltarlo. Allora, condividerei il mio schermo per una piccola presentazione che, come vedrete, avrà molte più immagini che parole. E, voi riuscite a vederlo bene? Sì. Perfetto. Allora, ho scelto qualche immagine da un percorso che ho fatto recentemente in Basilicata, seguendo un'iniziativa di monitoraggio civico che forse alcuni di voi conoscete, si chiama Analyze Basilicata, Analizziamo la Basilicata. È un'iniziativa di monitoraggio un po' sui generis, nel senso che non è la classica iniziativa mainstream, visibile. Non è una iniziativa molto conosciuta all'estero, è un'iniziativa molto locale, molto difficile, molto conflittuale. E sicuramente è un'iniziativa che ci spinge a riflettere sui problemi del sistema che spingono il monitoraggio civico, ma ci fanno anche riflettere sulle iniziative dove invece il monitoraggio civico si inserisce in un sistema sano. Ecco,
Questa foto, vedete, eravamo sul campo e stavamo ascoltando un agricoltore che ci parlava di, insomma, delle presenze di petrolio sul suo terreno. E la Basilicata è un grandissimo centro internazionale di estrazione del petrolio. Pochi italiani lo conoscono, a dire la verità, almeno io non ne ero così consapevole. E diciamo, dei cittadini sentinella lo stanno ascoltando e stanno prelevando dei campioni. Comunque, oggi stasera non mi concentrerò solo su questa iniziativa perché voglio prima parlare, diciamo, con una ottica di insieme e poi magari zoomare su un caso più specifico. Io al momento sono basata al centro di ricerca della Commissione europea a Ispra, è il motivo per cui sono qui. Però sono in distaccamento dal mio istituto olandese, che è l'Istituto di Tilburg di Diritto, Tecnologia e Società. E penso sia importante che esista un istituto dove si parli di diritto, tecnologia e società, proprio perché il monitoraggio civico penso sia proprio al crocevia tra diritto, tecnologia e società. E da poco sono socia di Sistasis, quindi io e Veronica abbiamo un altro elemento in comune. E per le immagini che vedrete in questa presentazione, i disegni, vorrei ringraziare Alice, un'artista che ci sta aiutando nel rappresentare. Allora, diciamo, per monitoraggio civico parliamo di, intanto iniziamo definendo cos'è questo citizen sensing o monitoraggio civico. Poi focalizziamoci su, il quadro giuridico in cui il monitoraggio civico si inserisce. E infine, vi parlerò di una serie di casi che ci fanno riflettere sul potenziale del monitoraggio civico sia a livello di contenzioso ambientale, ma anche per, diciamo, la mediazione del conflitto ambientale. Allora, il monitoraggio civico cos'è? Io lo considero, e altri esperti diciamo, nel settore lo considerano, come pratiche di diciamo, monitoraggio ambientale simile a quelle ufficiali, quindi quelle che pensiamo che possa fare l'ARPA e così via, ma che nascono da una spinta del cittadino a partecipare e a contribuire con dei dati ambientali su temi che interessano al cittadino, quindi problemi percepiti come importanti, urgenti. Può essere dal cittadino verso l'istituzione, ma anche l'istituzione che coinvolge il cittadino in un monitoraggio civico. Quindi ci rendiamo conto che ci sono vari livelli di partecipazione. Ci sono pratiche che hanno un approccio più, diciamo, focalizzato alla ricerca scientifica e spesso la includiamo nel citizen science, quindi la scienza civica, e ci immaginiamo, non so, i bambini che raccolgono degli insetti per aiutare degli scienziati, fino ad arrivare, per esempio, come quello dell'immagine, al monitoraggio civico di una catastrofe nucleare, il livello di radiazioni dell'ambiente nei pressi di Fukushima, con una sorta di approccio molto critico rispetto allo Stato. Quindi ci rendiamo conto che per monitoraggio civico abbiamo solo forse pochi minimi comuni denominatori, che io potrei dire è un monitoraggio non tradizionale, è un monitoraggio non istituzionale, è un monitoraggio che si focalizza su ciò che per il cittadino è importante, cosa che secondo me per me è fondamentale da capire per capire anche qual è il valore al di là di tanti altri elementi. Di certo l'oggetto è importante perché spesso l'oggetto è proprio il rischio ambientale, tale, cioè in modo oggettivo o percepito come tale. Quindi anche un rischio che io percepisco come tale, ma che non lo è effettivamente, ma che io decido di monitorare con cura, è sicuramente un problema che secondo me l'amministrazione pubblica dovrebbe considerare se il cittadino lo percepisce come un problema. Gli strumenti e i metodi. Sicuramente parliamo di monitoraggio civico quando si usano degli strumenti come i sensori, sensori che possono essere più o meno sofisticati. Qui ne vedete uno abbastanza sofisticato, un BGAIG, che è un Geiger counter, cioè uno strumento che misura la radioattività nucleare. E questo strumento chiaramente è a livello tecnologico più avanzato di quello che può essere i nostri sensi, quindi l'olfatto, l'udito, il tatto. I nostri sensi sono dei sensori potentissimi e spesso proprio i nostri sensi permettono di dare delle prove che sono incontestabili. Infatti, tanti casi di monitoraggio civico che hanno utilizzato prettamente, per esempio, l'olfatto, sono stati estremamente ascoltati proprio per la loro, diciamo, semplicità, tra virgolette, ma anche potenza. I metodi
sono fondamentali in quanto, diciamo, il cittadino sentinella si basa su metodi creati nel tempo, fortificati anche, diciamo, che vengono costruiti anche in un network tra tante iniziative di monitoraggio e soprattutto supportati da realtà che esistono come la European Citizen Science Association, l'American Citizen Science Association. Ci sono realtà di associazioni che aiutano i cittadini anche proprio a essere più solidi nel loro monitoraggio, come anche istituzioni che sono felici di creare metodi forti insieme, nonché scienziati chiaramente singoli. E infine il cittadino sentinella o la cittadina sentinella, come spero di vedere più nei prossimi tempi, ha un'intenzione, ha l'intenzione di avere, è un argomento, deve portare avanti un argomento. E recentemente, giusto proprio per quello che ha detto Veronica all'inizio, ho sentito un bel dibattito su cosa interessa veramente ai cittadini che iniziano a monitorare. E sicuramente ai cittadini importa la risposta, la reazione dell'istituzione, non importa la statistica. È raro che un cittadino voglia sapere quanti metri di fiume sono inquinati nel proprio paese? Vuole sapere cosa fa l'istituzione una volta che sa che questi metri di fiume sono inquinati. Quindi più che i dati, più che la statistica, è l'azione che agisce su questi dati. Ovviamente c'è un aspetto comunicativo fondamentale che è la mappa. Io sto citando molto Safecast perché è un'iniziativa, è la più grande iniziativa cittadina di monitoraggio delle radiazioni in tutto il mondo. Io recentemente ho scoperto che Roma, la mia città natale, ha un altissimo livello di uranio nei sampietrini, quindi c'è ovunque. E ha avuto un effetto dirompente proprio grazie a anche un metodo di visualizzazione molto efficace. I destinatari chi sono? Ovviamente altri cittadini, ma anche istituzioni, perché ovviamente cittadini e istituzioni sono i destinatari delle argomentazioni dei cittadini sentinella. E dunque è molto importante anche i metodi comunicativi che usano per mandare, come dire, trasmettere questi messaggi. Ora, dal punto di vista giuridico, il monitoraggio civico ha un suo perché e ha anche un suo quadro normativo. E vorrei menzionare due testi internazionali. Uno è la Convenzione di Stoccolma, la Dichiarazione di Stoccolma degli anni 70 e l'altra, più recente, la Convenzione di Aarhus degli anni 90. Ora, molto importante da sottolineare che il monitoraggio civico, diciamo, a mio avviso, è una forma di manifestazione di diritti, due diritti fondamentali, uno il diritto a un ambiente sano e l'altro, funzionale al diritto a un ambiente sano, il diritto ad accedere all'informazione ambientale. La Dichiarazione di Stoccolma parla del diritto a un ambiente sano e ovviamente è stata recepita in tantissimi testi a livello mondiale, ma anche la nostra Costituzione italiana. Pur non avendo questo diritto formulato così com'è, chiaramente lo lega ai diritti della persona, alla salute e così via. Quindi in realtà potremmo dire che anche in Italia abbiamo ovviamente un diritto a un ambiente sano. Il diritto ad accedere all'informazione ambientale è funzionale perché? Perché ovviamente è lo strumento che ci permette di assicurarci che il nostro ambiente sia effettivamente sano o di agire laddove non lo sia. La Convenzione di Aarhus, promulgata dalla diciamo, United Nations Economic Commission for Europe, quindi ha un focus prettamente europeo, e includendo anche la Russia, è molto importante il fatto che prevede tre pilastri che sono tutti importantissimi per il monitoraggio civico. Uno, il diritto ad accedere all'informazione ambientale. La seconda, la partecipazione pubblica nelle decisioni che riguardano l'ambiente. E il terzo, l'accesso alla giustizia in questioni ambientali. O perché è stata negata la mia informazione ambientale e io come soggetto interessato posso ricorrere, oppure perché sono un soggetto interessato a priori, cioè una ONG che si occupa di ambiente. Ovviamente ci sono stati recenti sviluppi perché questa convenzione è piuttosto datata
E quindi recentemente proprio la European Citizen Science Association, l'Associazione Europea di Scienza Civica, ha contribuito a inserire il monitoraggio civico e la scienza civica nella revisione della Convenzione di Aarhus, e specialmente nel focus sugli strumenti elettronici, quindi informazione ambientale tramite strumenti elettronici. E è un processo tuttora in corso bellissimo in cui una convenzione datata si ripensa proprio per inserire il monitoraggio civico, il che per me è una prova di ce la stiamo facendo, ci stanno ascoltando. In Italia, io forse questa parte la taglio un po' perché mi sembra che sono un po' stretta coi tempi. In Italia, ovviamente, la Convenzione di Aarhus è stata recepita e ci sono una serie di leggi e il decreto legislativo del 97 che, recependo direttive europee che a loro volta hanno recepito la Convenzione di Aarhus, introduce questi obblighi in Italia. Quindi, ovviamente, questa convenzione è vincolante per le autorità italiane. Ho messo questa immagine perché in realtà in molti contesti che ho visitato finora in Italia questo non succede assolutamente. Tuttavia, ho conosciuto contesti in cui c'è il contrario, c'è un approccio molto proattivo dell'istituzione, come per esempio l'esperienza del Brent Abbacchiglione che ci racconterà Michele. Quindi in realtà in Italia possiamo vedere dall'informazione negata all'informazione fornita e anche di più. Diciamo, l'Italia ha istituito dei principi fondamentali che regolano la fruizione dell'informazione ambientale, tra cui il fatto che la fruizione sia agile, sia agevole, vi sia una sorta di disseminazione attiva. Quindi se l'autorità italiana si propone di disseminare attivamente l'informazione, ovviamente anche approcci come il monitoraggio civico dovrebbero essere parte di questo, diciamo, approccio politico in un certo senso. Eppure, in realtà, come in Basilicata, mi è spesso stato detto dai contadini, dai pastori, che loro da anni cercano di avere informazioni dall'ARPA e hanno dati completamente, tra virgolette, contraddittori, nel senso che un giorno c'è sostanza cancerogena nell'acqua, bisogna chiudere l'allevamento, il giorno dopo va tutto bene. Quindi c'è una sorta di confusione in come l'informazione ambientale viene data. Questo cosa crea? Crea un desiderio del cittadino di contribuire all'informazione ambientale o in modo costruttivo o in modo distruttivo. In modo costruttivo per dare qualcosa in più a quello che c'è e fortificare, per esempio, l'esperienza di Michele. Oppure distruttivo, come l'esperienza in Basilicata, non mi fido, voglio avere la mia informazione per contraddire quello che mi è stato detto dalla pubblica amministrazione. Il cittadino ha varie motivazioni, tra cui una fondamentale è la sfiducia, oltre ad avere paura nel caso in cui ci sia, non so, un rischio per la propria salute, e chiaramente anche un'agenda attivista per alcuni di loro. Io ritengo che due aspetti fondamentali per ogni iniziativa cittadina che sta iniziando, per esempio, o che sta evolvendo come l'Osservatorio dell'Ambro, sono da tenere il conto. Uno è l'utilizzo strategico del diritto, cioè parliamo di questi diritti che abbiamo e utilizziamoli in modo strategico per farci ascoltare dalle istituzioni. Secondo, fondamentale, i metodi. Avere metodi solidi, mostrare un confronto con altre realtà che hanno utilizzato stessi metodi, metodi simili, riadattarli, citare anche il lavoro fatto negli Stati Uniti, dove l'Environmental Protection Agency ha una grandissima esperienza nell'aiutare i cittadini a proprio, come dire, rifinire i propri protocolli. Quindi è fondamentale anche far vedere che il proprio monitoraggio è, a livello scientifico è solido. Dunque, a livello normativo, io mi sto battendo con sempre più, diciamo, interesse dalla comunità scientifica, accademica e anche legale recentemente per un concetto che si chiama diritto a contribuire all'informazione ambientale, che aiuterebbe il monitoraggio civico a essere riconosciuto, ma soprattutto aiuterebbe il cittadino a essere anche protetto in circostanze come il sud d'Italia, per esempio, dove io stessa mi sono accorta che monitorare per il cittadino poteva essere pericoloso.
E ora cito proprio Veronica, questa è stata una bella discussione che è stata fatta in un workshop organizzato proprio il giorno prima della mia discussione di dottorato, online ovviamente, e, dove appunto si parla di questo diritto a contribuire, ad accedere all'informazione ambientale come quasi una scala che permette anche al cittadino di accedere a piani più alti e il diritto come strumento per facilitare questo flusso di informazioni, come anche i media e soprattutto costruire su ciò che c'è già, per esempio, solide istituzioni democratiche. Dunque, terminando con una breve casistica, io ritengo che il monitoraggio civico abbia una grande potenzialità su due campi, dove con Veronica ci troviamo tantissimo. Il primo, che è proprio il focus del mio progetto Sensing for Justice, che è il progetto, diciamo, che sto portando avanti al CCR, è proprio il monitoraggio civico come fonte di prova nel contenzioso ambientale. E chiaramente abbiamo esperienze che hanno usato questo, per esempio il caso Formosa, un caso dove i cittadini hanno raccolto per anni delle microparticelle di plastica e semplicemente con queste sono riuscite, con dei sacchi pieni di plastica, delle foto, dei video, con anche il supporto dei pescatori locali, ma anche di alcuni lavoratori dell'azienda Formosa, questa azienda petrolchimica in Texas, a dimostrare che questa azienda da anni rilasciava questa componente plastica e non riportava assolutamente nulla all'Agenzia di Protezione Ambientale del Texas. Il verdetto è stato condanna tremenda per l'impresa con l'Agenzia di Protezione Ambientale, quindi la pubblica amministrazione, che ha ammesso di non avere i dati su questo problema. Quindi, come dire, più che questo per dimostrare che il monitoraggio civico può, come dire, colmare lacune istituzionali. Credo anche però che il cittadino sentinella possa favorire il dialogo, la mediazione del conflitto e per esempio l'esperienza di Michele ci insegna proprio, ci insegnerà che si può, come dire, smussare il contenzioso o prevenire un eventuale contenzioso proprio tramite il monitoraggio civico e creare un dialogo. E secondo me è anche importante ricordandoci che i tempi giuridici sono lunghissimi e quindi spesso il problema ambientale non viene risolto. Chiaramente un caso come quello Formosa aprirà la strada come precedente a tante altre iniziative. Purtroppo un approccio di dialogo spesso non ha lo stesso valore di precedente, anche se un approccio di dialogo che ha successo e che si conosce, come l'osservatorio per esempio del Brenta, può avere anche un effetto trascinante su altre iniziative. Ovviamente, per esempio, nel monitoraggio civico di Safecast non si è andati in corte, ma ci sono state molte istituzioni giapponesi, soprattutto locali, che hanno ascoltato i cittadini e che tramite questo monitoraggio si sono iniziati a capire l'un l'altro, l'uno ascoltava i dati dell'altro, il che secondo me è un grande successo. In Basilicata, ovviamente, questo non si è ancora raggiunto. E c'è una forte, diciamo, senso di disinformazione, di cittadino, osteggiato dalle istituzioni o da altri cittadini. Quindi, specialmente in questi contesti, credo che il monitoraggio civico potrebbe essere utile laddove ascoltato dalle istituzioni per ricostruire un tessuto sociale, diciamo, che zoppica in qualche modo. E infine, forse una riflessione conclusiva. È proprio quella di diciamo, chiedersi adesso come sta il monitoraggio civico. C'è un altro lockdown. Il lockdown permette ai cittadini di uscire e andare a monitorare? Saranno considerati aventi diritto di farlo? Sarà considerato un'esenzione come un volontariato, per esempio, per un'associazione? Come sta il nostro ambiente nel momento dell'assenza dei cittadini sentinella? Sì, è vero che ci sono meno, forse meno inquinamento, ma ci sta anche molto più, come dire, campo libero per inquinare, come è successo in Basilicata, per esempio. E quindi vorrei concludere con appunto un ringraziamento a tutti voi per essere qui e anche a Veronica, ovviamente, per insomma, continuare a crederci e creare questi spazi di incontro. Ecco. Grazie. Grazie Anna, come sempre, insomma, precisissima nel quadro e sebbene insomma, abbiamo avuto occasioni diverse di confrontarci, di insomma, far conoscere insomma, soprattutto insomma, il tuo punto di vista, ogni volta mi vengono in mente spunti diversi e sollecitazioni diverse. E grazie anche per un richiamo anche al fatto che insomma,
Siamo in un momento in effetti particolare. Oggi abbiamo fatto proprio una riunione anche con l'osservatorio, con Gianni, con Carlo che mi pareva di aver visto prima, e ci chiedevamo come e quando poi potremmo effettivamente partire col fare qualche attività, visto che appunto zona rossa o meno, evidentemente la situazione in cui ci troviamo ha anche delle ripercussioni sulla partecipazione, per l'appunto partecipazione in generale democratica alla società, tanto più ovviamente partecipazione a questo tipo di iniziative. E se la situazione, come purtroppo è probabile, sarà, insomma, si protrarrà nel tempo, dovremo anche ragionare davvero su modalità in parte alternative, in parte derogatorie, se possibile, come accennavi. Allora, prima di lanciare il secondo relatore, provo a fare una brevissima sintesi dei punti che mi paiono particolarmente interessanti di quello che diceva Anna, proprio per introdurre, per darvi il filo rosso un po' anche degli interventi di oggi. Allora, Anne ci dice in che cosa questa informazione, questo tipo di attività si differenzia da quella istituzionale che normalmente siamo abituati a conoscere, appunto da chi la promuove, i cittadini, e però sul chi poi vediamo bene che appunto l'iniziativa parte, è svolta, è attivata dai cittadini, ma è importante la ricaduta appunto anche e la risposta che a questa domanda in fondo di partecipazione poi dall'istituzione. E mi pare anche molto importante ragionare su cosa monitora, cosa riguarda il monitoraggio civico, al di là della matrice poi ambientale specifica, ma riguarda di fatto ciò che è importante per i cittadini. Allora, questo anche nel quadro dei nostri progetti, delle nostre attività, di quello di cui discutiamo, mi pare importante, perché partecipazione non vuol dire soltanto rispondere a domande, come dire, che ci vengono poste o a rispondere a input che arrivano da altri, ma è anche sollecitare per noi oggi quelle che possono essere le priorità e che magari non sono riconosciute come tali. Io pure sono un avvocato, un giurista, e quindi so che il diritto, come dire, è una macchina, abbiamo detto più volte, lentissima, ma si muove su indicazioni e su sollecitazioni della società, della cultura, è lo specchio di questa. E allora, anche da questo punto di vista, il monitoraggio civico è importante per porre, secondo me, l'attenzione, l'occhio su temi che magari in questo momento, di volta in volta, in certi territori sfuggono, sia quando è costruttivo, sia quando è distruttivo, come giustamente dice, anzi, è lì sotto forma, come dire, anche diversa. E si appunta sul cosa fa l'amministrazione, questo anche mi interessa molto, non tanto sul cosa fa quanto a raccolta di informazioni, ma cosa fa dopo. È la domanda esattamente a cui cerchiamo di rispondere anche con questo patto di collaborazione. A noi interessa raccogliere i dati, ma tutto sommato alcuni sono, dovrebbero essere anche noti sullo stato di salute del fiume Lambro. A noi interessa capire, una volta che abbiamo condiviso, reso pubblici, approfondito i dati, cosa poter fare. E direi di più, cosa fa l'amministrazione e cosa possiamo fare noi come cittadini. E in questo senso noi, pur riconoscendo l'importanza fondamentale anche della finalità distruttiva o comunque di denuncia, diciamo così, del monitoraggio civico, che in certe condizioni, in certe situazioni è inevitabile, è necessaria, è un lusso parlare di altro, anche di partecipazione in determinati contesti territoriali, sociali, eccetera. Ma per come dire, fortunatamente ci troviamo a essere noi comunque a Milano, in un contesto specifico, con un'amministrazione che comunque è collaborativa, cerchiamo di avere una finalità costruttiva e di valorizzare questo aspetto ovunque si possa. Proprio perché, e chiudo, parliamo di informazione, di diritto all'informazione, ma lo diceva benissimo anche Anna. I due, come dire, diritti fondamentali all'informazione e alla partecipazione non solo sono legati, strettamente legati, perché io non partecipo se non conosco e non conosco se non ho le informazioni, ma sono in realtà
Qui addirittura la stessa cosa, io appunto partecipo anche alla raccolta dell'informazione, è l'espressione massima del diritto di partecipazione e la sua realizzazione, come dire, più ampia e più preliminare, se posso usare questa espressione. E c'è un'ultima cosa, poi giuro che mi taccio, la decodificazione delle informazioni, forse il monitoraggio civico, proprio perché parte da chi ha il bisogno di raccoglierla e chissà quale finalità anche poi in particolare deve avere, può essere anche, come dire, esposta, comunicata, spiegata in un modo diverso da quello che è il modo di comunicare a volte delle amministrazioni. Quindi può essere anche maggiormente compreso, perché anche qui se vogliamo partecipare ai processi poi di politica ambientale, non solo dobbiamo avere a disposizione i dati, ma capirli, e a volte sono dati tecnici di grande complessità. Allora, ringraziando davvero di cuore ancora Anna Berti Suman e invitandola, come dire, salutandola solo alla prossima, perché tanto seguiranno altre occasioni, do altrettanto volentieri la parola al primo ospite che invece ci racconta, invece, cioè che in modo particolare ci racconta un'esperienza anche di progettazione internazionale. Allora, vediamo se Anna, sì, no, no, ok, tu hai già tolto la condivisione dello schermo. Allora, Steven Losel, no, so che c'è, adesso non lo vedo, ma ecco, sì, eccolo, sì, si palesa. Allora, Associazione Earthwatch e grande esperienza di monitoraggio civico di Citizen Science e a lui chiediamo di raccontarci qualche esperienza vissuta, progettata e elaborata proprio per appunto entrare nel merito, in fondo raccontarci forse anche un po' lato cittadino, diciamo, questo tipo di esperienze, perché poi invece mi piacerà molto chiudere con l'esperienza di Michele Ferri che invece ci racconta il suo punto di vista all'interno invece della pubblica amministrazione. Steven, hai già condiviso lo schermo, quindi prego, puoi raccontarci la tua bellissima esperienza. Ok, allora grazie e grazie per aver invitato me a questo incontro. Mi piace molto come avete impostato tutto. Come sentite, io prima di tutto lavoro all'Università di Siena nel Dipartimento di Chimica, ho un forte accento toscano, quindi spero che riuscite a seguirmi. Però mi chiamo Steven Loisel, ho collaborato con Earthwatch già da 7-8 anni e qui sono a Siena da una ventina, anche se questo accento non va a nessuna parte. Quindi, io vi racconterò un pochino cosa fa Earthwatch. Earthwatch fa citizen science o monitoraggio civico da 1971. E il nostro lavoro è focalizzato a dare una mano alle comunità nel mondo di fare monitoraggio del loro ambiente. Questo tipo di monitoraggio ora si chiama citizen science, però citizen science 40 anni fa non si chiamava citizen science, si chiamava monitoraggio partecipato, si chiamava monitoraggio civico o community monitoring. Però è una cosa che sta crescendo in tempo, in importanza e anche, diciamo, in rigore. Quindi. Steven, scusa, mi pare che si veda un po' coperta la slide, non so Ah, se ok, aspetta la parte in un attimo. alto a sinistra non vediamo. Ecco, scusa, Ah, così. ok. Aspetta, riesco a. Ok. Allora. E questa scienza del cittadino, citizen science, non è nuovo. I primi citizen scientists possono essere anche considerati quelli che erano presenti 3.000 anni fa in Giappone, quando le comunità monitoravano la fioritura delle ciliegie. Però ci sono anche atti di citizen science che sono anche molto più recenti, ma molto più diciamo impattante e importante. Uno potrebbe anche considerare che
ricercatore come professione è nato poco tempo fa, è nato più che altro negli ultimi 100 anni. Quindi uno potrebbe anche considerare nostro amico Darwin come un citizen scientist, perché in effetti non era un professionista di questo settore. In citizen science abbiamo una crescente attenzione, e questa crescente attenzione ha fatto sì che ha una potenza crescente. Quindi in tutti i progetti scientifici ora, o tutti i progetti soprattutto ambientali, c'è la necessità di condividere e di coinvolgere le comunità che sono direttamente interessate. Questo è un risultato del fatto che noi come società abbiamo più una consapevolezza ambientale crescente, e abbiamo più tempo libero. E anche è facilitato dal fatto che abbiamo tutti un computer nel nostro telefono che non c'era 20 anni fa, e che mano a mano che si va avanti abbiamo molto più potenza per monitorare, per trasmettere e per comunicare. E come ho detto, come un ricercatore, come uno scienziato, abbiamo negli ultimi 20 anni visto un aumento nella capacità nostra di collaborare con persone fuori dal nostro settore stretto. Quindi la scienza interdisciplinare e ora è obbligatorio quasi. E più negli ultimi 10 anni l'idea della scienza aperta, open science, è diventato obbligatorio anche in questa. Quindi nostra, come ricercatore, il nostro obiettivo ora non è soltanto di pubblicare o non sopravvivere, ora il nostro obiettivo è di creare impatti, e impatti si può creare quando si coinvolgono delle persone che sono direttamente interessate nell'ambiente, nelle cose che andiamo a studiare. Non vi annoio troppo, però ci sono, come ha detto Anna, ci sono diverse associazioni di citizen science, quella europea è molto attivo e ha creato i 10 principi della citizen science, quindi 10 principi che tutti i progetti dovrebbero seguire. Questi sono tutti online, però sono cose molto importanti. Infatti, come stava dicendo Veronica prima, alcuni di questi, se guardate con attenzione, il numero 7 è generare dati, risultati che sono pubblicamente disponibili. Quindi informazione raccolta attraverso un progetto di citizen science deve essere informazione aperta, quindi open data, open information. E le persone che fanno questo tipo di attività, i partecipanti di un progetto di citizen science, dovrebbero avere un feedback, dovrebbero avere qualcuno che dà l'informazione a loro, che danno la possibilità a loro di interpretare queste misure. E anche ci sono diversi aspetti importanti, però l'idea è che è un processo partecipato, qualche volta anche molto partecipato, fino a lasciare alla comunità di disegnare dall'A alla Z le misure in proprio. Però attenzione, perché un progetto di citizen science, se vuole essere qualcosa che ha un effetto, che ha un impatto, deve avere un buon appoggio scientifico, quindi deve avere l'approccio, i metodi che sono abbastanza robusti, se no sono osservazioni che spesso finiscono nel nulla. Le tipologie di citizen science possono dipendere parecchio sull'obiettivo di ogni progetto, sul tipo di partecipazione e sul livello di coinvolgimento delle persone. Ora presenterò una serie di esempi, però seguendo anche quello che ha detto Anna prima, ci sono diverse zone di applicazione, diverse caratteristiche di un progetto di citizen science che determina la sua possibilità di successo e la sua possibilità di avere un risultato importante. Uno, per esempio, quindi andiamo dalle cose più lontano da quelle che stiamo parlando e arriviamo a qualcosa molto più vicino. C'è una piattaforma che si chiama Zooniverse, che è la piattaforma per fare citizen science virtuale. Quindi dal vostro
camera da letto a Milano, al computer, potete fare monitoraggi di galassie, di qualsiasi cosa. Un progetto carino è la possibilità di vedere, di studiare cosa, quale, che tipo di pesci erano catturati in una certa zona dell'Atlantico, basandosi su vecchie foto. Quindi la gente di Zoo Universe, la gente che ha messo questa piattaforma su Zoo Universe, hanno messo 5.000 foto di pescatori di tempi prima che c'erano il monitoraggio di tipo di pesci che c'erano, o la quantità di pesci che c'erano. E questi, e tu come cittadino puoi andare là e da queste immagini potresti, con l'aiuto di tutti gli strumenti che ci sono online in questa piattaforma, identificare quanti e quali pesci erano presenti. E da questa, le persone che stanno studiando l'andamento delle popolazioni delle pesce nel mare possono determinare come qualcosa, come queste cose sono cambiate prima del momento che si sia iniziato a registrare questo tipo di informazioni. Quindi questa è completamente virtuale, però si basa sulla partecipazione di migliaia o centinaia di migliaia di persone. Lo stesso cosa c'è anche per la medicina, per tante cose. Però è un citizen science che non ha molto impatti a livello locale. Un'altra si chiama Riverfly Monitoring Initiative. Questo è il monitoraggio che si utilizza in Inghilterra, nel Regno Unito, per monitorare la qualità dei fiumi. E questo è un progetto portato avanti dai pescatori di Inghilterra, quindi le persone che sono intimamente collegate con i fiumi, e questi pescatori che vogliono monitorare la zona dove loro vanno a pescare, monitorando le quantità e tipologie di invertebrati che ci sono presenti nel fiume. Questo tipo di monitoraggio è appoggiato, diciamo pagato in una certa maniera dall'agenzia ambientale inglese. Quindi è qualcosa che va direttamente nel database inglese o del Regno Unito per aiutarli a monitorare e a fare modificazione e gestione dei fiumi. E Anna potrebbe anche raccontare. Io dalla parte legale non mi intendo minimamente, però questi dati sono spesso stati utilizzati per punire le produttori o quelle che gestiscono le acque refuli in Inghilterra, perché è tutto l'acqua privata in Inghilterra, e quando c'è un rilascio di contaminanti, questi dati del Riverfly Monitoring Initiative sono utilizzati per determinare il livello di inquinamento o un primo livello di inquinamento dopo arriva l'agenzia ambientale, però sono stati spesso i pescatori sono stati loro a avviare il processo perché hanno scoperto loro. Un altro caso, cercando di trovare le cose che forse a Veronica e Anna potrebbe essere più interessante, c'è il caso di Flint, Michigan. Flint, Michigan è un caso classico dove diciamo, l'agenzia pubblica ha fatto diversi monitoraggi delle acque perché si pensava c'era una contaminazione di piombo. Hanno scoperto diverse cose che non andava bene con l'acqua che esce dal rubinetto. Però questo ha sollecitato una grande serie di monitoraggi fatte dai cittadini, ma utilizzando un metodo che non era all'altezza. Quindi i cittadini hanno usato un metodo che non era appropriato, hanno monitorato le acque, causato una sensazione, un disastro politico e mediatico, basato sull'informazione che non era tutto vero. Quindi questo è un esempio di cosa succede se il programma di citizen science non si appoggia bene su una metodologia abbastanza robusta. E questo, diciamo, è un esempio anche di cosa da evitare a tutti i costi, perché questo ha costato più alla fiducia fra cittadino e l'istituto pubblico di qualsiasi altro progetto. E quindi
Ora parlo dei progetti in cui io sono stato coinvolto, e infatti questo approccio Freshwater Watch, che ci sono un'ottantina di progetti in tutto il mondo, sono diversi in Italia, soprattutto in Toscana, Emilia Romagna e Veneto, si basa su un monitoraggio di una comunità locale che va a determinare la qualità dell'acqua di un fiume, canale, zona umida, lago o ecosistema acquatico di acqua dolce, e queste misure passano attraverso un sistema di controllo di qualità e dopo sono pubblicato tutto online e open access. Quindi è un progetto che ha avuto un discreto successo, c'è una ventina di pubblicazioni fatte in riviste scientifiche, e anche è un approccio che alcuni istituti pubblici stanno utilizzando come dati che possono essere utilizzati, dati di cittadini, di comunità locale che possono essere utilizzati per complementare e riempire, diciamo, i vuoti quando non c'è un monitoraggio in un certo posto, in un certo momento, il monitoraggio fatto dalle agenzie. Un esempio di questa è qualcosa che si chiama Water Blitz. Quindi mentre nel Freshwater Watch fatto dalla comunità, che probabilmente è più indicato per quelle che state cercando di fare voi, un Water Blitz ha una partecipazione di massa. Un progetto tipico di un Water Blitz ha fra 100 a 1100 persone che partecipano. E questo è l'obiettivo di questo tipo di monitoraggio, è di avere più informazioni possibile in un certo spazio temporale limitato. Quindi può essere 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, in cui un certo numero di persone vanno a fare il monitoraggio dopo aver essere, diciamo, istruiti come si fa in una certa maniera in un certo territorio. Quindi può essere, in questo caso, sulla mappa che vedete sono i monitoraggi del fiume Tamigi, quindi quella che passa da Londra, e ci sono migliaia di misure che insieme con l'agenzia ambientale inglese si utilizza per identificare dove ci sono punti di inquinamento. Quindi l'agenzia ambientale inglese ha una quarantina o cinquantina punti di monitoraggio, che sono tanti, lungo il bacino del Tamigi, però qui hanno 1000 punti in più, 1000 punti fatti da cittadini che hanno seguito un protocollo abbastanza robusto, che hanno dovuto imparare come si fa, come si carica i dati. Non è una cosa troppo complicata, ma va, diciamo, messo nella direzione di mantenere una certa qualità. Questo tipo di misure, diciamo, è una misura che in 10 minuti uno fa, invece per il Freshwater Watch ci vogliono un ventina e qualche istruzione in più. Però anche nel Freshwater Watch, come nel maggior parte dei progetti di citizen science, ci vuole un passaggio da un'istruzione per garantire che le misure fatte hanno una certa qualità. C'è anche da dire che in questo tipo di progetto è utile perché si riesce a aumentare, se il gruppo, diciamo, del fiume Lambro sono una quarantina di persone, coinvolgendo 400 persone si porta la conoscenza del fiume molto più alto, e più l'informazione che uno riesce a raccogliere è molto più ampio, perché non è soltanto sul fiume, potrebbe essere sui fiumiciatli, i torrenti che arrivano al fiume, e così uno potrebbe anche identificare potenziali punti di inquinamento o punti dove ci sono dei problemi. È anche un buon metodo per vedere se un sforzo fatto per migliorare le condizioni in un certo parte del bacino hanno funzionato. Infatti in questo bacino qui
c'è di nuovo sempre questi, la dita che dà l'acqua a questa parte dell'Inghilterra, ha fatto un sforzo per ridurre la presenza di fosfati nel territorio, e da questo tipo di misure si può validare se veramente c'è stato un abbassamento di questa inquinante in quella parte del territorio. Questa interessante, questa Water Blitz si è fatta in 4 città, ma originalmente dovevano essere 6 città. Ora le 4 città sono Londra, Dublino, dove gli irlandesi sono andati pazzi, hanno fatto più misure che uno potrebbe immaginare, e i francesi che hanno fatto poche misure perché sono di Parigi, e i francesi di Parigi sono così, e Lussemburgo, ma il 5ª città doveva essere Milano. E alla fine non si è fatto a Milano perché non c'era finanziamento sufficiente, però io sto spingendo da 2 anni per vedere se nel 2021 o 2022 si potrebbe farlo a Milano. Se si fa a Milano, voi sarete in prima linea per aumentare la copertura e assicurare che il Lambro è parte di queste misure. Quindi, andando avanti, quindi ci sono tanti tipi di citizen science basato sulla partecipazione di massa, focalizzato su un posto, una comunità specifica, di un interesse specifico, quindi qualcuno che è interessato a vedere la relazione fra un aeroporto e un fiume, fra un'attività agricola e il catchment o il bacino. C'è anche l'aspetto di avere la possibilità di apprendimento, quindi spesso ci sono giovani, perché come Michele o Anna possono assicurare, le partecipanti di Citizen Science sono molto spesso persone della mia età e del mio diciamo, colore della pelle. Quindi ci vorrebbe una partecipazione più giovane e più diversificata in questi progetti. Quindi, aspetta. Ok, quindi quando uno va a creare un progetto di citizen science, è fondamentale di sapere quali sono gli obiettivi e definirli prima di iniziare. Quindi, se la parte educativo o del possibile di modificare o influire sul comportamento delle persone, quella va considerato subito all'inizio. Questa foto qui è di un progetto molto carino nella isola di Mauritius, dove i scout erano dato la responsabilità di andare a monitorare tutta una serie di fiumi e piccoli laghetti in una parte del Mauritius che c'erano grossi problemi di inquinamento da agricoltura, ma non è agricoltura industriale, questi sono agricoltori di sostenenza, quindi ogni scout ha lavorato con un piccolo contadino per monitorare il fiume più vicino e suggerire quali sono i possibili miglioramenti che lui potrebbe fare. E questo ovviamente è stato appoggiato dall'università locale, però anche dall'amministratore della provincia. Quindi attraverso questa partecipazione si sono migliorato parecchio la qualità dell'acqua dolce, che era importante perché questa stessa acqua dolce è quella che va nella falda e finisce in quella che le persone bevono. Un altro obiettivo importante è quello precisamente che Veronica tu stavi dicendo un attimino fa: qual è il ruolo del cittadino nel processo decisionale nel gestire l'ambiente? È interessante, c'è un progetto europeo che sta cercando di vedere qual è questa relazione, non proprio dal punto di vista legale, ma più come i partecipanti di un progetto europeo, quale ruolo loro si vedono di avere in questo, quale ruolo vorrebbero avere nella gestione dell'ambiente. Si chiama MIX, cioè iniziato poco meno di un anno fa, e ci sono diversi partner anche olandesi in questa, anche Earthwatch.
E anche, c'è anche Michele che fa un, è un partner importante perché si sta, uno dei casi studi è proprio nel, nel suo giardino nel, in Veneto. Di nuovo, quali gli obiettivi sono importanti, qual è il contesto locale che va a decidere, quindi no, i nostri progetti spassano dalla città di New York, dove nessuno ha grossi problemi di avere acqua da bere, però sono molto interessati e impegnati di migliorare la qualità delle ambe, dei fiumi e delle acque disponibili per, diciamo, per la natura, mentre diversi dei nostri progetti sono in Africa, dove le persone vanno a utilizzare direttamente l'acqua che vanno a monitorare. Quindi là c'è una relazione fra la misura e l'utilizzo che è molto diverso. Quindi se c'è questo legame forte, ovviamente l'approccio al progetto deve essere diverso. Un altro aspetto importante sono i Sustainable Development Goals, che forse spero che avete sentito, sono gli obiettivi delle Nazioni Unite, però a differenza di altre volte, queste Sustainable Development Goals sono stati presi anche da tante amministrazioni locali, ma anche da tanti business, tante industrie, quindi sono parte del, diciamo, del DNA delle persone a livello decisionale in tutto il pianeta. E per fortuna o per tempistica, il citizen science incontra perfettamente diversi di questi obiettivi delle Nazioni Unite per i prossimi anni. Uno è quella puntata per la qualità dell'acqua, quindi 6.3, ma anche per migliorare la partecipazione locale nella gestione delle acque. Quindi queste sono tutte cose che uno potrebbe mettere in evidenza quando uno va a parlare con l'amministrazione locale, perché loro sì, sanno bene del Sustainable Development Goals e fanno parte anche spesso nella rete locale, che sono obbligate a dare delle risposte. In conclusione, quindi il monitoraggio civico non è una cosa sola, è un approccio scientifico, è basato sulla partecipazione, però è basato anche su un livello, un approccio scientifico abbastanza robusto per avere delle misure che hanno un significato e hanno un'importanza che possono essere utilizzate per diversi obiettivi. Un buon progetto di citizen science si focalizza sulla qualità dei dati, il tipo di partecipazione, il tipo di pubblico e la loro motivazione, il contesto culturale e ambientale e la sostenibilità del progetto. Quindi un progetto mandato da alto spesso non sopravvive al di là del finanziamento. Invece un progetto che viene da basso ha una motivazione, ha una forza che nella nostra esperienza dimostra che può andare anche molto lontano. E il fatto che ora il citizen science è diventato una parte anche integrale del Sustainable Development Goals è importante. In certi contesti, stiamo lavorando in diversi progetti in Zambia che è un paese bellissimo, che non ha un grande quantità di, non ha un livello economico molto alto, però il governo ha inserito citizen science come un metodo che loro vogliono utilizzare per fare il monitoraggio del territorio, che è abbastanza limitato, quindi stanno utilizzando approcci di citizen science per monitorare il territorio, ma anche a dare una mano a loro a rispondere alle richieste delle Nazioni Unite per monitorare l'ambiente e rispondere agli indicatori che sono parte del Sustainable Development Goals. Quindi con quella grazie a voi e passo la parola, spero, a Michele a questo punto.
Assolutamente sì, grazie mille, direi una bella panoramica, abbiamo cercato appunto di zoomare. Allora, senz'altro dare la parola per chiudere a Michele Ferri, ma solo anche qui molto brevemente, mi pare di grande importanza dare due aspetti, due profili che mi hanno colpito molto. Uno è quello che appunto reputo assolutamente fondamentale anche per le ricadute giuridiche, poi di tenuta giuridica nel senso di tenuta del sistema e dell'efficacia poi dello strumento, che è quella del metodo, cioè ovviamente tanto più possiamo partecipare, incidere, costruire o distruggere a seconda, quanto più abbiamo in mano e possiamo consegnare dei dati, delle informazioni che siano attendibili, verificabili, in qualche modo ulteriori rispetto evidentemente a quelle che ci sono. E questo comporta ovviamente professionalità, competenze che a volte i cittadini hanno in seno all'interno della comunità, a volte possono cercare insomma vicino e comporta un'attività anche di formazione che tra l'altro credo sia estremamente importante non solo perché è formazione tecnica, professionale, per, come dire, specifica per l'attività di cui parliamo, ma è secondo me anche un metodo, ha un profilo educativo più in generale, nel senso che educare, formare, occuparsi del territorio vuol dire appunto, o meglio, occuparsi, formare cittadini a svolgere attività di monitoraggio civico vuol dire educarli a prendersi cura del proprio territorio, a partecipare realmente, e questo è tra l'altro perfettamente in linea con tutto il tema dei beni comuni nell'ambito del quale poi pure ci muoviamo, e quindi ha un valore civico, direi democratico, proprio assolutamente, assolutamente fondamentale. E direi che questo ci porta giusto appunto anche all'ultimo anello, soltanto in ordine evidentemente cronologico della discussione di oggi, che è appunto la pubblica amministrazione. Allora chiedo subito a Michele Ferri se può di palesarsi, farsi vedere. Sì, buonasera a tutti. Eccolo, eccolo. Allora, Michele Ferri, dirigente progetti speciali presso l'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, e ci racconta di un progetto veramente molto bello, molto interessante, ma in particolare, quindi, poi visto e letto anche dalla parte in qualche modo della pubblica amministrazione, questo credo abbia un valore aggiunto anche di grande importanza. Grazie, Michele, prego. Allora, intanto grazie di avermi invitato per portare la nostra esperienza. Come potete sentire, il mio accento è un po' meglio rispetto a quello di Steven, perché lui lavora all'Università di Siena, io invece sono di Siena. Ecco, però non l'abbiamo fatta apposta, ci siamo conosciuti, insomma, non da adolescenti, ecco, quindi insomma bene, intanto grazie, io mi faccio accompagnare da un PowerPoint, anch'io in realtà le tematiche da affrontare che mi farebbe piacere affrontare sono tante, però rimango sul tema che mi è stato assegnato in questa occasione, che è quello del ruolo della pubblica amministrazione, ecco. Io parto con una definizione, cioè cos'è per l'autorità di bacino, che ricordo un ente riconosciuto dalla Commissione europea come referente per tutto ciò che riguarda l'applicazione e il coordinamento della direttiva quadro acque e nel mio caso specifico della direttiva alluvioni, cos'è un osservatorio dei cittadini, appunto per l'autorità di bacino? L'osservatorio dei cittadini, questa è una definizione. Riguarda praticamente un ambiente di comunicazione bidirezionale fra cittadino e autorità. Quindi vedete da questa definizione, se la toponomastica, la semantica, insomma, hanno una certa importanza, compaiono due parole fondamentali che definiscono l'osservatorio dei cittadini, e cioè cittadino e autorità. Questo vuol dire che nel rispetto dei ruoli c'è un rapporto paritetico fra cittadino e autorità. Questo per ovviamente la gestione, nel nostro caso la gestione delle acque. Questo rapporto paritetico nel rispetto dei ruoli si traduce ovviamente in un rapporto paritetico anche nello scambio di informazioni. Cioè, quello che si assiste, di norma è un'autorità che
fornisce ai cittadini un numero molto pesante di dati, petabyte, e le informazioni che invece vengono raccolte dal territorio sono 1, 2 KB, cioè lo zero praticamente. Invece, ecco, ci deve essere un osservatorio dei cittadini, funziona se lo scambio dei dati avviene in termini di volume e di flusso con lo stesso peso, perché questo vuol dire da un lato che c'è un numero di cittadini che sta partecipando e dall'altro vuol dire che c'è un'autorità che sta recependo e sta ridando informazioni ai cittadini. Questo concetto è stato espresso anche dai precedenti relatori, alcune sfumature che ci sono dietro questa definizione, e in particolar modo mi riferisco all'importanza dell'autorità, l'importanza che ci sia che ci siano tutto questo processo sia basato su tecnologia, su scienza, quindi non cose improvvisate, e soprattutto che ci sia una preparazione dei cittadini, proprio perché come tutti gli scienziati, perché in questo caso i cittadini sono scienziati, come tutti gli scienziati prima si preparano. Io ho fatto un dottorato di ricerca, ma prima di ricevere il titolo di dottore di ricerca e fare sviluppare tutta la mia attività di ricerca, mi sono fatto un anno di studio in cui ho studiato bibliografia, eccetera. Anche in questo caso, come tutte le persone che sono quindi scienziati, c'è bisogno di una preparazione e di una formazione. Quindi detto questo aspetto, vi do un po' la genesi e spero di fornirvi in maniera anche piuttosto più o meno diretta, anche in maniera subdola, degli ingredienti di successo. Nel senso che questo, non so per chi lo conosce, è il piano di gestione del rischio alluvioni che tutta l'Italia ha adottato, compreso il territorio di Milano. Milano cade nel territorio dell'autorità di bacino del Po, quindi sono i nostri cugini, sono i nostri vicini di casa. Noi siamo nord-est, ovviamente il Po è nord-ovest. E perché vi faccio vedere questa slide? Perché l'osservatorio dei cittadini, questa misura di piano, non è... Scusa Michele, però non si vedono le slide. Ah, perché lo sapete? Giustamente, perché non l'ho condivisa. Esatto, infatti. Voi dovete sapere che da stamattina, io alle 5:30 stamattina per tutta una serie di scadenze in ufficio, quindi non vi nascondo che sono, detto proprio anche senza tanti giri di parole, abbastanza rincoglionito. Allora, vediamo dov'è la condivisione, aspettate che qui share, ecco, share session. Condivide lo schermo, sì, in basso dovrebbe essere. Screen sharing, vediamo se... Dice, non mi dà un, mi dice un punto esclamativo, host disabilitato, cioè bisogna... Ah, aspetta, allora vediamo se... Allora la colpa a te. Aspetta, sì, allora è colpa mia, aspetta che io... Dunque, allora, sono sveglia da un... Eccolo qua, vai, perché adesso stavo parlando prima, ecco. Ora vediamo se riesco, ok, perfetto. Quindi io condivido il PowerPoint, che in realtà me lo stavo guardando io e basta. Eccoci qua, comunque aveva appena iniziato, quindi in realtà non vi siete persi nessuna slide. Questa è la prima slide importante, cioè quella del piano di gestione dei rischi alluvioni, nel senso che questo è un piano che al suo interno diciamo contiene mappe di rischio, mappe di pericolo, obiettivi per la gestione del rischio alluvioni, ma la cosa più importante è che contiene misure, cioè interventi, azioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, ovvero la riduzione del pericolo e del rischio di un territorio. La cosa importante è che l'osservatorio dei cittadini, nel caso di Stati, è stato inserito, quindi è stato codificato ed inserito come una misura di piano. Cioè vuol dire c'è un DPCM che sancisce che questo tipo di intervento non è una comunione di intenti, non è un'iniziativa speranzosa, è un intervento che ha un'analisi costo-beneficio alle spalle, e ha un finanziamento assegnato, la cui attuazione, che ha lo stesso livello di dignità di interventi strutturali come una diga, un argine, una casa di espansione,
Quindi la cui attuazione permette una riduzione, in questo caso, del rischio delle alluvioni. Vado brevemente a spiegare il perché. Allora, nel nostro progetto di alluvioni noi abbiamo inserito quello che si chiama uno schema base, che è questa figura, in cui vedete che il rischio, questa è stata da tutta l'Italia, ovviamente, è data dal pericolo, dal prodotto del pericolo per la vulnerabilità e l'esposizione. Però la cosa che ci ha contraddistinto rispetto, insomma, al resto dei distretti delle autorità di bacino distrettuale italiane è che noi abbiamo inserito all'interno della vulnerabilità, vedete quelle figurette celesti, la cosiddetta dimensione sociale, cioè l'adaptative capacity e la coping capacity. E questo qui ovviamente va a caratterizzare la vulnerabilità in maniera diversa da quella classica, che considera soltanto la vulnerabilità come componente fisica. Faccio un breve paragone, perché magari chi ci ascolta non ha tutti questi termini familiari. Il pericolo, prendiamo la storia di Cappuccetto Rosso e dei porcellini, dei tre porcellini, anzi, scusate, ho fatto confusione anche fra le storie perché sollesso. Comunque, prendiamo i tre porcellini. Allora, il pericolo ovviamente è il lupo cattivo, ok? Allora, i nostri cittadini sono i porcellini, ovviamente, che devono scappare dal lupo cattivo, che nel nostro caso è la piena. Quindi, il pericolo, abbattimento del pericolo è sparo al lupo cattivo, ok? E quindi risolvo il problema a monte. Non ho il lupo cattivo, i porcellini sono tranquilli. E questa è la piena, cioè nel senso, se io riesco a trovare, a fare delle opere strutturali che mi contengono l'acqua, ovviamente non c'è pericolo per gli abitanti, per le città, eccetera. Diamo per scontato che questa soluzione non basta, perché è costosa, perché è di forte impatto ambientale, perché ci vuole tempi realizzativi molto alti, perché ci sono cambiamenti climatici e quindi la resilienza da considerare, eccetera, tante cose. Allora è importante analizzare un'altra componente che contribuisce al rischio, cioè la vulnerabilità, nel senso che la vulnerabilità è il porcellino mi va nella casa in paglia. È chiaro che la casa in paglia arriva al lupo attivo, fa un bel soffietto, spolvera ogni cosa e il porcellino è tutto ignudo, arriva il lupo attivo, gnam gnam, e se lo mangia. Quindi non va bene. Però attenzione, perché se il porcellino, diciamo dopo nella storia che io racconto tutte le sere, insomma, ecco, mi va nella casa in legno, attenzione, un po' meglio, ma siamo sempre messi male. Se va nella casa in mattoni, ecco che il porcellino è salvo, perché il lupo soffia, però non succede niente. E quindi vedete che nonostante ci sia il lupo, cioè l'alluvione, il mio porcellino è salvo. Però questa storia dei porcellini è subdola, nel senso che non tiene in conto di tutti i trattati e diciamo l'evoluzione scientifica che hanno raccontato prima di me il buon Steven e l'Anna. Nel senso che esiste la citizen science, che ha un compito, dove citizen science, in questo caso mi riferisco alla nostra definizione di osservatorio dei cittadini, per questo vi dico il cittadino deve essere preparato e non andare a caso. Un cittadino esperto che sa non va prima nella casa in paglia e in legno, perché il maialino sa benissimo che quelle due soluzioni sono inutili, cioè il maialino che sa tutto ed è preparato va direttamente nella casa dei mattoni, facendo risparmiare al lettore, che in questo caso sono io, tanto tempo di racconto della storia. Arriviamo subito al dunque, si va nella casa dei mattoni e siamo salvi. Vedete la combinazione quindi della parte sia fisica ma anche della parte sociale. Quindi questa misura di piano, fondamentalmente, che è l'osservatorio dei cittadini, nella sua complessità mi va ad agire sulla componente della vulnerabilità e mi abbatte il rischio. Noi questa cosa l'abbiamo codificata in termini di capitolato speciale d'appalto da applicare, che abbiamo fatto delle gare ovviamente, perché tutto questo costa, se non un gioco, cioè se non costa vuol dire che e siamo ancora in una fase di belle idee, cioè le cose si fanno, costano, ok? Questa è una misura che costa, è costata su 30 bacchiglioni 5 milioni di euro. Quindi c'è un capitolato speciale d'appalto che definisce in maniera molto rigorosa tutto ciò che riguarda sia la tecnologia ma anche la parte di engagement, di fidelizzazione dei cittadini.
Parlo di fidelizzazione perché, parlando di eventi di piena, è importante che sono eventi intermittenti, cioè oggi c'è e se ne parla tutti, poi si sta magari 10 anni senza vedere un'alluvione e poi se ne riparla nuovamente. Quindi ci vuole una fidelizzazione, quindi bisognava trovare delle strategie per fidelizzare i cittadini, farli sempre partecipi, ma allo stesso tempo questi cittadini dovevano avere degli strumenti che fossero ovviamente idonei e utili a fare questo mestiere di cui adesso insomma vi farò vedere nella prossima slide. Ma allo stesso tempo, attenzione, come diceva Steven, la fascia di età, cioè questa misura ha successo, infatti ci sono degli indicatori, ora io di questa parte che è più, come dire, tecnico-scientifica stasera non parlo, però poi è la cosa di cui poi fondamentalmente mi occupo maggiormente, nel senso che è in corso di opera, mentre quelle cose che vi racconto sono già state tutte approvate e quindi insomma faccio lo splendido perché ho avuto successo. I problemi ci sono tutta nell'applicazione perché ovviamente è in corso. Però quello che volevo dirvi, la cosa importante è raggiungere tutti i cittadini, tutte le fasce d'età, motivo per cui nel capitolato speciale d'appalto c'era una menzione particolare per le scuole, ma tanto per capirsi, non a caso, cioè con l'obbligo di raggiungere 75.000 studenti, 75.000, ecco, non quindi numeretti, cioè la ditta se vuole essere pagata deve avere questo tipo di performance, quindi un indicatore di pagamento, se no il sottoscritto come RUP non firma mandato di pagamento se non è raggiunto l'obiettivo. Quindi tutto questo per dirvi che quello che i miei relatori prima di me insomma hanno detto qui trova fondamentalmente concretezza. In cosa consiste? Ecco, salto nel senso alcune slide perché non sono talmente tante le cose da dire che preferisco, ve lo dico, magari rimanere per le domande, se a disposizione, poi dopo magari mi aiuto con le slide per le domande. Però in cosa consiste questa qui la tecnologia per le piene? Cioè, vedete, noi abbiamo messo un sistema di monitoraggio che io chiamo secondario, nel senso di secondo livello, di qualità inferiore, ma diffuso sul territorio, per permettere appunto ai sensori cittadini di mandare tantissime informazioni. Quindi sono fondamentalmente tante aste graduate, ma non solo, ma sono anche misurazioni smart attraverso confronto fra quello che uno vede a livello di caduta di pioggia con dei video. A questi video sono associate delle intensità di precipitazione, con le previsioni meteo, cioè a livello visivo si vede, il cittadino può mandare informazioni se c'è sole, pioggia, nuvoloso. Tutte queste informazioni non sono mandate così tanto per il gusto di avere dati dai cittadini. E qui l'importanza dell'autorità e che l'iniziativa parta dall'autorità, non soltanto perché in questo modo non si applica il cosiddetto non c'è sordo peggiore di chi non vuol sentire, ma perché essendo un processo tecnologico e scientifico è importante che ci sia del personale dell'autorità che si spera sia scientifico e formato. Perché vi dico questo? Perché tutti questi dati vengono utilizzati da modelli previsionali di altissima avanguardia. Ora non mi dilungo, ma learning machine, geomorfoclimatico sulla parte di idrologia, mi farebbe piacere parlare di questo, anzi se ci sono domande su questo sono quelle che preferisco ovviamente per la mia formazione, però quello che conta è che tutte queste informazioni necessitano di un filtro. E qui uno potrebbe dire, ecco l'autorità decide quali informazioni, fa censura. Attenzione, no, filtro, intendo filtro scientifico, mi spiego. Anche un sensore di primo livello, che è quello dell'ARPA, ha un filtro. Il filtro serve per la validazione. Uno non si deve offendere. Come validiamo il dato dell'ARPA? Dobbiamo validare anche il dato del cittadino. Ma questo non soltanto perché c'è un fat finger, quello che si chiama fat finger, cioè il classico errore materiale, il dito grasso vuol dire, cioè io clicco sulla smartphone, vedo 2 e siccome ho un dito ciccio, pigio 4 perché sbaglio tasto. Ci sono altri tipi di errori che possono commettere, più o meno attenti volontariamente, i cittadini, anche qui senza offesa. Cioè il mondo è fatto di persone
Cioè, ci sono dei parlamenti, guardate, non mi riferisco adesso alle elezioni americane, mi sto riferendo proprio al caso di qualche anno fa in Italia, in cui si autopagavano i parlamentari per votare o meno una legge. Quindi questo è il mondo dei vivi. Allora, tutte queste cose che di norma fanno paura all'autorità, noi non abbiamo paura, noi le affrontiamo in maniera tecnico-scientifica, attraverso controlli di standard deviation nello spazio e nel tempo, tra sensori vicini, tutta una serie di tecniche molto, molto, molto evolute su cui noi ovviamente siamo andati a intervenire. Questo poi fa sì che il dato sia pubblicabile. Cioè, il cittadino non si deve offendere se... ripeto, cioè, l'obiettivo non è la corsa a far sì qui c'è stata la citizen science, oppure noi, guardate, no, noi vi teniamo in conto, cittadini. L'obiettivo è creare un sistema che permetta al decisore, e poi alla fin fine, di gestire nel modo ottimale gli eventi di piena. Che vuol dire ottimale gli eventi di piena? Sanno tutte queste cose, tutte più fate le domande. Vuol dire che c'è una riduzione del danno atteso da un'alluvione, se ovviamente tutto questo viene applicato in maniera perfetta, ideale, del 50%. Cioè, è stato calcolato, questo ve lo dico, no, per fare una pubblicazione scientifica, dopo un anno e mezzo finalmente mi hanno pubblicato, di analisi costo-beneficio nell'applicazione dell'osservatorio dei cittadini, su una rivista, insomma, di profilo, con un valore di una forte referenza, ecco, diciamo così. Cioè, quindi è stato a numeri tutto questo, c'è un algoritmo che calcola tutto questo, molto preciso, riportato nel piano, e che fa riferimento a quella figuretta che vi ho fatto vedere all'inizio del rischio uguale a pericolo per vulnerabilità per esposizione. Quindi, se applicato bene, mi porta a una riduzione del danno del 50%. Quindi, questo è l'obiettivo che ci interessa e che deve interessare a tutti, se no ci stiamo prendendo in giro. Cioè, alla fin fine, tutto questo gioco serve, se abbiamo un'alluvione e non posso sparare a Porcellino o dargli una testata, in qualche modo il lupo cattivo non fa danni, se no la storia è finita e finisce male, e mi spiace per chi l'ascolta, perché poi si mette a piangere. Ecco, e deve finire anche il concetto di piangere, tanto per essere chiari, perché se è vero che 20 anni fa un'alluvione, almeno su scale dei bacini, io sto parlando scale di bacini come Milano, come può essere il Po, come possono essere i nostri, cioè se prima, fino a 20 anni fa, un'alluvione non si poteva prevenire e non potevamo fare nulla, oggi, da un punto di vista tecnico-scientifico, chi dice una cosa del genere dice una bugia o è un ignorante. Quindi non ci sono alibi. Quindi l'obiettivo è quello di, ovviamente, far sì che il lupo cattivo, visto che c'è, e non ce lo possiamo, ovviamente, insomma, dopo tutto, anche per rispetto del lupo cattivo, che fa il suo mestiere di lupo cattivo, ecco, però diciamo la storia deve avere un lieto fine. Io qui mi fermo e rimango per domande. Se poi ci sono domande più tecnico-scientifiche, sono particolarmente felice. grazie Michele, allora, anche per aver resistito in questa lunga giornata, ma dai, ci avviamo quasi alla fine. Allora, dopo aver spezzato una lancia a favore del lupo per questioni, come dire, personali, eccetera, ma mi pare chiarissimo, ovviamente, il tuo discorso, e anche quindi il completare, spero che, insomma, sia apparso, insomma, chiaro a tutti un po' il filo rosso di cui parlavo all'inizio, che si chiude anche con questo. Quindi, da una parte, la formazione, il coinvolgimento, la professionalità, che ovviamente tanto si richiede ai cittadini, tanto evidentemente è fondamentale nella pubblica amministrazione, e questo discorso del filtro e appunto dell'importanza del metodo della professionalità nello svolgere questo tipo di attività, che consente, unica condizione, di chiudere appunto il cerchio e di fare in modo che appunto si eviti il danno, o nel caso dell'Ambro si raggiunga uno stato di qualità delle acque e del territorio migliore. Cioè, questo è lo scopo del gioco, non è una partecipazione ovviamente fine a se stessa. Allora, io vorrei appunto aprire assolutamente il dibattito e le domande. Avevo già scritto anche in chat, se c'è qualcuno che ha domande può prenotarsi, segnalarlo, adesso farsi vivo.
mentre aspettiamo che qualcuno si riprenda e metta insieme le idee, provo a fare io una domanda al pubblico e in particolare a una professionista e un'amica che è presente. Ora vediamo se è ancora presente, perché io vi vedo solo in parte. Maura Peca, Associazione a Sud. Ci sei, eccoti, con la quale stavamo parlando proprio l'altro giorno, insomma, di tematiche affini. In realtà ho detto Associazione a Sud, ma anche CDCA, il Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, tra l'altro già ospite anche di un altro intervento, di un'altra iniziativa di Circola. Abbiamo scoperto che anche voi, io ho scoperto che anche voi vi occupate di monitoraggio civico. Allora, vogliamo raccontare da una parte magari un cenno anche alla vostra esperienza e anche un commento rispetto a quello magari che hai sentito. Qui cerchiamo di condividere idee, esperienze, sollecitazioni. Intanto preparatevi, pubblico altro, a intervenire. Ah, grazie Veronica, grazie mille anzitutto per questo invito, io sarò, insomma, sarò molto breve, però ti ringrazio e vorrei ringraziare anche le persone che mi hanno preceduto perché sono stati davvero interventi molto interessanti e anche formativi per me, quindi grazie davvero. Come diceva Veronica, insomma, io sono una ricercatrice del CDCA, che è questo centro studi che si occupa di conflitti ambientali e che vi dico insomma brevemente come mission ha quella di supportare i comitati territoriali. Nasciamo dal lavoro diciamo di cooperazione internazionale e proprio dal lavoro in Sud America ci siamo resi conto dell'importanza di dare supporto ai comitati territoriali. E lo facciamo in tante forme, dalla comunicazione alla formazione e da un poco tempo, quindi forse è per questo che Veronica non lo sapevi, ci siamo cimentati anche in processi di monitoraggio ambientale partecipato. E in realtà perché l'abbiamo iniziato a fare? Perché dopo anni di lavoro su questi temi ci siamo resi conto di quanto fosse importante provare a dimostrare anche lì dove ci sono conflitti che c'è una correlazione, quindi cioè, che quando c'è un conflitto molto spesso ci sono appunto, c'è cioè una problematica diciamo dal punto di vista delle matrici ambientali e molto spesso ci capita che i comitati con cui abbiamo a che fare non hanno accesso o comunque non ci sono informazioni di questo tipo e quindi diciamo ci hanno chiesto più volte in questo nostro lavoro di supporto di provare a creare di provare a creare delle progettualità che permettessero di provare di dimostrare che ci fosse una contaminazione su una determinata area, per esempio. Quindi diciamo che a Sud si inserisce in tutto questo discorso come un po' forza motrice per la promozione di queste progettualità, che ha un obiettivo proprio cioè di creare appunto dati per poi essere utilizzato come strumento di pressione sulle istituzioni affinché ci sia una risoluzione di quel conflitto, comunque una risoluzione di quella problematica ambientale. Cioè, quando noi svolgiamo delle attività di questo tipo, ovviamente non ci vogliamo andare a sostituire le istituzioni, ma lo vogliamo fare appunto per dimostrare che c'è un problema, dare in mano questo strumento ai comitati, affinché poi loro, e anche insieme a noi il nostro supporto, possano in qualche modo avere diciamo un tassello in più che gli permette di portare avanti questa lotta territoriale. E, in realtà diciamo delle progettualità che noi abbiamo fatto su questo di questo tipo sono prevalentemente a Roma. Una progettualità che abbiamo fatto 2 anni fa all'incirca è legata in realtà al monitoraggio ambientale del suolo, perché a seguito diciamo c'è un conflitto ambientale abbastanza importante legato a un parco romano, non so quanti di voi lo conoscono, però c'è questo parco che si chiama Parco Archeologico di Centocelle
che ha una serie di problematicità ambientali enormi. Ci sono degli spazi all'interno del parco, ci sono rifiuti interrati, e a seguito di un incendio che c'è stato all'incirca due anni fa, a gennaio dello scorso anno, un incendio covante che è durato per più di un mese, che ha fatto sì che ci fosse la fuoriuscita di fumi, hanno destato di preoccupazione alla cittadinanza, tant'è che sono nati diversi comitati che chiedevano appunto risposta. Che cosa c'è in questo fumo? È problematico per i cittadini? È problematico per le persone che ci vivono vicino? Noi abbiamo l'asilo che è vicino al parco, come ci comportiamo? Quindi quello che noi abbiamo fatto è seguire proprio questo percorso, quindi andare alle assemblee, andare all'assemblea in del comitato, e percorrere, diciamo, due binari paralleli. Da una parte capire che cosa stavano facendo le istituzioni e quindi andare a vedere che cosa stava facendo ARPA, andare a parlare con l'ARPA, e dall'altra parte però andare a capire quali erano le mancanze. E tra le mancanze c'erano, per esempio, che l'ARPA aveva fatto dei monitoraggi sull'aria, sulla qualità dell'aria e sulla qualità delle acque, ma non le aveva fatte sul suolo. E quindi, diciamo, appunto perché il nostro approccio è partecipato, abbiamo proprio deciso insieme, non l'ha deciso a Sud, cioè insieme parlando con il comitato, abbiamo deciso di svolgere questo progettualità di monitoraggio ambientale sui suoli, coinvolgendo ovviamente, ci tengo a precisarlo appunto perché voi avete parlato di metodologia robusta, quindi io ci tengo a precisare che ovviamente noi non siamo tecnici, siamo attivisti, accompagniamo comitati, abbiamo questo ruolo, quindi abbiamo coinvolto dei tecnici su questo aspetto, e l'obiettivo, diciamo, è stato proprio quello di dimostrare che c'era una problematicità nei suoli del parco di Centocelle. Poi diciamo che la soluzione per l'amministrazione per un certo tempo è stato quello proprio di chiudere il parco, quindi opposto un po' a quello che erano le nostre esigenze, però se c'è una cosa positiva è due cose. La cosa positiva è che comunque l'amministrazione insieme al CNR, insieme all'ARPA, a seguito delle nostre segnalazioni sono andate a fare dei nuovi carotaggi, delle nuove analisi per capire se effettivamente queste problematiche sussistevano. La cosa negativa invece è che, nonostante siano passati ormai 2 anni, i rifiuti sono ancora lì, non è stata fatta neanche una caratterizzazione, quindi diciamo purtroppo, non so Milano, però comunque Roma non vive una situazione di particolare, almeno dal punto di vista ambientale, non particolare gioiosa, diciamola così. Però in realtà volevo sottolineare un ultimo aspetto, poi assolutamente apri assolutamente le domande, non voglio togliere spazio ai relatori, è che proprio ultimamente abbiamo vinto una nuova progettualità, e io sono contenta di aver ascoltato in particolare Anna Berti Suman e Steven Loisel sulla matrice, specificatamente sull'acqua e poi sui fiumi, perché abbiamo vinto una progettualità sul monitoraggio ambientale partecipato del fiume Tevere a Roma. Cioè non saprei in questo momento proprio che dirvi, perché siamo in una fase proprio primordiale, abbiamo fatto soltanto una fase iniziale di partecipazione che ha lungo un anno, diciamo, questa fase primordiale, perché quello che abbiamo fatto è stato andare a vedere qual era la condizione della qualità delle acque nel territorio romano, andare a fare tutto uno studio bibliografico su quello che sussiste, andare a coinvolgere i comitati, capire quali erano i punti di forza e i punti di debolezza, fino a quando abbiamo scritto questa progettualità. E per cui a brevissimo dovremo iniziare il monitoraggio del fiume Tevere. Lo dico perché assolutamente questa occasione può essere anche un'occasione poi per un ricontattarsi prossimamente, anche per capire insieme
come andare a affrontare la situazione, perché noi, come dicevo prima, siamo attivisti, la nostra missione è supportare i comitati, in questo caso il CRAF, che è il Coordinamento Romano Acqua Pubblica, e allo stesso tempo però abbiamo bisogno assolutamente di esperti su questi temi, quindi se questo incontro può essere utile anche per tessere relazioni e per fare rete, per noi è assolutamente fondamentale. Specifico che oltre ad essere un progetto di monitoraggio del fiume Tevere, sarà anche, abbiamo coinvolto all'interno del progetto diversi comitati romani che si occupano di ambiente, e oltre quindi al pilota sul Tevere ci sarà anche tutta una parte di formazione sull'uso di strumentazioni low cost per il monitoraggio ambientale partecipato anche per altre matrici ambientali, quindi vogliamo proprio fare in modo che, abbiamo sentito che i comitati romani avevano questa esigenza e abbiamo pensato che potesse essere utile un nostro apporto su questo fronte, quindi io vi ringrazio davvero molto per questa possibilità, che poi è del tutto casuale, perché io e Veronica ci siamo confrontate su questo tema l'altro ieri, e vi ringrazio, spero davvero di riuscire a insomma a incrociarvi a stretto giro per questa cosa. Leggo la domanda di Anna. Esatto, infatti stavo dicendo, se, tra l'altro tu e Anna mi siete già in qualche modo incrociate indirettamente, perché tu eri intervenuta proprio con Giorgio Santoriello in un'altra occasione quando parlavamo di conflitti ambientali, che rappresenta l'associazione con cui Anna sta lavorando in Basilicata, quindi queste iniziative sono sempre qualcosa come poi scoperte di amicizie e parentele. Allora, senz'altro, sicuramente, se poi vi mettete in contatto, senz'altro è fondamentale fare rete. Io spero che sì, assolutamente si riesca. Noi, tra l'altro, nel patto e nell'allegato tecnico su cui stiamo lavorando col Comune di Milano abbiamo proprio messo, insistito sul, abbiamo inserito come impegno nostro e del Comune dall'altra parte quello di favorire proprio nuove reti e nuove sinergie, per quello che dicevo inizialmente, non inventiamo la ruota, qui c'è da non perdere tempo e agire. Quindi senz'altro direi troveremo dei momenti di confronto. Adesso magari potete rispondervi anche su una questione specifica con Anna, poi ci scambiamo e vi scambiate anche tutte le email. Lo dico solo che siamo un pochino in ritardo, ma ci sono almeno due domande, quindi grazie mille Maura, perché è altrettanto veramente importante anche per noi mappare e insomma riuscire a lavorare in sinergia. Allora, ci sono due domande almeno, una Carlo Carrettini, che appunto è componente dell'osservatorio sull'Ambro, e se magari vuoi fare la domanda che hai riassunto poi nella chat, e Salvatore Colombo. Io ho visto queste due, però anche Gianni aveva fatto con Purini un commento, non so se vuoi replicarlo come domanda, magari facciamo queste due o tre a seconda di cosa poi decide Gianni, e poi così facciamo rispondere i relatori, chi ritiene di voler intervenire. Allora direi Carlo, Salvatore e Gianni, se vuole. Rifaccio la domanda, quella che ho messo nella chat, Veronica. Sì, così la sentono tutti, sì, grazie. Visto che proprio oggi stavamo lavorando per definire un po' i parametri da monitorare, eccetera, oltre a pensarli, credo che a questo punto è necessario in qualche modo concordarli anche con quello che io ho chiamato l'autorità in generale, che potrebbe essere l'ARPA, il comune o anche un'autorità di bacino, in modo tale che i dati raccolti, per poi dopo scartare quelli non validi, siano attendibili in base a un protocollo, a un accordo condiviso. È così, la domanda è per tutti i relatori, perché hanno già fatto esperienza, è così che bisogna fare, è corretto? Approfitto di rispondere, rispondo io, assolutamente sì, e magari questo qui se può essere di supporto, anche perché vedo una domanda sul CNR, attenzione, quello, ma non perché voglio sminuire l'università o la ricerca, attenzione, l'importanza è l'autorità, perché prendo ora questa domanda, la prima cosa, la tipologia di dato non va inventata, perché la tipologia di dato lo dice la norma. Noi non stiamo facendo questo qui per il gusto di farlo, sia che si parla di alluvioni che si parla di ambiente. Esistono due direttive,
che sono la Bibbia per tutto, direttiva alluvioni e direttivo quadro acque. Quindi se si parla di alluvioni, i dati, lo dice l'articolo 6 della direttiva alluvioni, che sono tirante, estensione degli allagamenti, rischio, danno, cioè lo declina proprio, c'è proprio un articolo, un allegato tecnico che dice quali sono tutti questi parametri da monitorare. Stessa cosa vale per la parte ambientale, nella direttiva quadro acqua, anzi lì proprio un elenco che ci vuole praticamente una lettura molto 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 attenta, perché è veramente molto esteso questo elenco, e questo è un aspetto. Poi però c'è nella parte operativa che vuol dire tirante, come un tirante dato dal cittadino può essere, deve essere validato, ribadisco, inteso non come censura, ma da un punto di vista tecnico-scientifico, perché sul dato c'è un mondo che poi Anna, magari in una relazione più mirata, può raccontare. Quindi, e in questo caso deve essere concordato fra tutti i soggetti che, tra virgolette, collaborano nell'ambito della direttiva alluvione e direttiva quadro acque e nell'ambito dei dati. Quindi l'ARPAV sicuramente, perché è il titolare fondamentalmente dei dati, ma l'autorità, che sia l'autorità di bacino, che sia questo qui, ovviamente dal tipo di argomento che viene affrontato, perché se si parla di aria, per esempio, non è l'autorità di bacino, ecco, sarà un altro ente che non conosco, la regione molto probabilmente, ecco, che ha competenza specifica in materia di aria. Però se si parla di acqua, l'autorità di bacino, insieme all'ARPAV, insieme alla regione, devono, dove la regione intendo le anime sia di difesa del suolo che di protezione civile, questo vale anche per l'ambiente, devono sedersi intorno a un tavolo, come si è fatto noi, stabilire un protocollo che stabilisce quali sono i dati in termini di proprio tipologia, no, perché lo dice la legge, ma in termini proprio di formato, in termini di validazione e di filtraggio, un protocollo in modo tale che, ovviamente pubblico, perché non c'è nulla di, ripeto, è fatto su base scientifica, deve essere fatto, non su base umorale, e a quel punto questo viene trasformato in tecnologia, la tecnologia deve essere trasferita insieme ovviamente alla formazione, dove la formazione non è solo sulla tecnologia ma anche su a cosa serve tutto questo, quindi nel nostro caso per esempio al fatto che esistono delle mappe di pericolo e di rischio e sul territorio c'è del rischio alluvione eccetera eccetera, e tutto questo permette di chiudere quel cerchio di cui si parlava prima. Perfetto, grazie, non so se poi Carlo ci dà se la risposta è soddisfacente o se c'è qualche altra curiosità o domanda. No, soddisfacente, mi aspettavo, ma volevo una conferma visto che ci stiamo lavorando e mi sembra più che giusto, insomma, ecco. Grazie. Salvatore? Se posso aggiungere una piccola cosa, sì, ciò certo. Che ha detto Michele era precisamente corretto. L'unica cosa è che i metodi che utilizza ARPA non possono essere metodi che utilizza un osservatorio o un monitoraggio civico. Quindi è fondamentale di validare i metodi che vengono utilizzati con ARPA e utilizzare i metodi che sono comprovati di essere robusti e quali, in cui le limitazioni sono ben conosciute. Quindi il resto, per quanto riguarda dove va il dato e nella forma, il resto Michele ha descritto perfettamente. Perfetto. Anna, sì. Una piccola aggiunta, ma che è completamente discutibile, diciamo, però con alcuni ricercatori stiamo anche lavorando sul concetto degli standard comunitari, che probabilmente potrebbe essere considerato qualcosa di molto pericoloso magari da Michele o insomma dall'autorità, ma in realtà secondo me possono avere potenziale, nel senso che lasciano la comunità organizzata, quindi potrebbe essere la Citizen Science Association, sviluppare dei protocolli del progetto che vengono in qualche modo proposti all'autorità come innovare il metodo. Chiaramente questo richiede un cittadino che è estremamente organizzato, quindi non un'iniziativa così, un'iniziativa che da anni monitora, quindi potrebbe essere un'iniziativa come Earthwatch che sviluppa dei protocolli comunitari e in qualche modo li propone all'autorità. Chiaramente lì parliamo di protocolli dal basso e
l'autorità potrebbe essere interessata anche a pensarla in modo diverso piuttosto che validare dei protocolli esistenti, però il processo di validazione è comunque indispensabile a un certo punto, il punto è a che punto del processo, ecco. Adesso magari vi condivido una piccola risorsa su questo studio che abbiamo fatto, però sarà per un'altra chiamata. E ho idea che ne faremo, perché insomma qui anche il lavoro sull'ambito è all'inizio, e peraltro condividendo tutto quello che è stato detto sulla validazione, noi stiamo proprio lavorando, ed era appunto forse quello a cui faceva riferimento anche Carlo, eccetera, noi stiamo lavorando a un addendum allegato tecnico del patto di collaborazione, in cui si è detto faremo questo monitoraggio civico per concordare esattamente le modalità. E allora anche su questo magari, che non è ovviamente un protocollo europeo, ma come dire, sarebbe utile senz'altro avere modelli, confronti anche con chi come voi si occupa di questi temi, perché il punto è che proprio prima di far partire la campagna abbiamo bisogno di avere la certezza di fare un lavoro che poi il pubblico, la pubblica amministrazione riconoscerà, e quindi poi discuteremo anche di questo. Ecco, poi vedo un commento anche di Giovanni Damiani che si è collegato, se vuole intervenire molto volentieri. Per ordine, Salvatore Colombo. Grazie Veronica, ciao a te e ai tuoi relatori, veramente interessante e ricco di stimoli come incontro. Una domanda ai relatori che presuppone una piccola premessa. Come conosci, sono ingegnere ambientale e lavoro in particolare sul recupero ambientale e naturalistico delle discariche. Un'attività che abbiamo messo in piedi proprio su un comune, proprio in queste settimane, è proprio un tentativo di processo partecipativo che dovrebbe arrivare, e proprio qui ma incontro più opportuno, a una forma di monitoraggio civico, diciamo, durante la costruzione di questa nuova discarica e la gestione poi successiva. Ecco, la sensazione che abbiamo avuto proprio in un primo incontro che abbiamo tenuto proprio nella sala del comune è di due rischi praticamente. Dalla parte del cittadino un rischio, cioè una sensazione quasi di scetticismo iniziale, cioè cosa potremmo cavarci di buono da queste cose, oppure è un tentativo di coinvolgere tanto per darci un contentino così. Dall'altra parte, diciamo dell'ente, del comune, dei tecnici coinvolti, invece, il rischio di promettere troppo, cioè di farsi avanti con delle promesse, con delle compensazioni, con delle mitigazioni che poi magari non trovano poi un riscontro nella progettazione effettiva o nella realizzazione poi dell'opera. Quindi la domanda che volevo fare ai nostri relatori era questa, cioè nella vostra esperienza, quali sono le aspettative vere dei cittadini, dei comitati, delle associazioni coinvolte in questi processi di monitoraggio civico? E poi come poi vengono queste aspettative gestite e poi eventualmente la loro concretizzazione o no? Perfetto, chi vuole rispondere dei relatori, anche tutti naturalmente, se ritenete? Io diciamo proprio brevemente, perché secondo me siamo oltre, molto oltre il nostro limite, posso dire io ho visto due realtà molto diverse, cioè tra le tante diverse, però se posso forse condividere due estremi, un'aspettativa è proprio risolvere il problema perché le persone hanno veramente bisogno che il problema sia risolto. Quindi per esempio a Fukushima i contadini che monitoravano le radiazioni non gli interessavano i media, niente, non era importante, era solo importante che l'autorità prendesse in mano la situazione e lo facesse in modo per quanto possibile trasparente. Quindi proprio risolvere il problema immediato e senza neanche un pensiero proprio troppo ampio al di là. Secondo me in altre iniziative è più dare un segno per risolvere un problema sistemico, quindi dare un segno contro per esempio la mancanza di trasparenza in come l'ARPA condivide le informazioni in certi contesti, attivare nuovi cittadini. Quindi secondo me in questi altri esempi credo che l'aspettativa sia quella di un processo, quindi avviare un processo di cambiamento più che veramente risolvere. Quindi se l'istituzione, non so, chiude la discarica, sì, bene, ma lo stavamo facendo con una visione più ampia, quindi non poi la riapre in un altro quartiere. Quindi insomma, secondo me sono anche, non è possibile dirlo in modo generale, in breve, però
caso per caso si possono trovare aspettative anche molto divergenti. Io se posso dire una cosa è che è fondamentale che i cittadini capiscano che servono a qualcosa, ma veramente, ed è il motivo per cui è importante che l'autorità faccia veramente l'autorità. E quindi approfitto, vedo una risposta, quando mi dicono risposta soddisfacente, il problema è che se l'amministrazione non vuole concordare. Ed è il problema che vi dicevo all'inizio, cioè non c'è peggior sordo di una persona che non vuol sentire. Allora ritorno a quello che vi ho detto nella presentazione in maniera subdola. La prima cosa che vi ho fatto vedere è proprio che va invertito il processo, e cioè l'autorità deve avere il coraggio, oddio, come abbiamo avuto noi, con fegato tanto anche ovviamente ingrossato e calcolosi di Reni Annessa, deve avere il coraggio di far sì che questo sia un processo riconosciuto con DPCM, non so se mi spiego, cioè ha la stessa dignità di una cassa di espansione, ma anche in termini di responsabilità. Quindi se non viene attuato, c'è un soggetto attuatore, che in questo caso siamo noi, che è passibile di multa da parte della Commissione. E come tutti voi sapete, non c'è migliore stimolo in Italia o forse nel mondo di una sanzione. Quindi è il gioco del cane, si morde la coda. Quindi il cittadino deve sapere che non lo stiamo prendendo in giro e che fa una cosa che veramente serve, perché a me questi dati mi servono veramente per il mio modello, cioè ve lo posso dimostrare da un punto di vista proprio di algoritmi. Allo stesso tempo ci vuole però l'autorità che sia conscia di questo e quindi dà la giusta dignità di riconoscimento a tutto questo processo, a questa attività. E non è a chiacchiere, lo dico. E ci vuole il DPCM, ci vuole la sanzione se uno non fa queste cose. Il resto sono attività, sì, belle, tutte utili, ma se non c'è DPCM con sanzione, cioè non c'è una legge con la sanzione, la vita reale vuol dire che è il sordo che non vuol sentire. Se posso aggiungere, perché condivido, parlare di DPCM fa venire un po' i brividi purtroppo in questo periodo in cui siamo subissati da altri DPCM, ma no, condivido il fatto che, come dire, ci voglia una cornice giuridica per l'appunto, dopodiché noi abbiamo sperimentato il patto di collaborazione, e quello è un contratto, è una forma diversa ovviamente di cornice giuridica, ha la stessa finalità, è un contratto in cui ciascuno si impegna a fare qualcosa e il sistema regge finché ciascuno adempie i propri impegni, non c'è una sanzione. E come dire, voglio sperare che a un certo punto si arrivi a un cambiamento culturale, perché poi di questo sempre alla fine si parli, per cui si riescono a fare queste cose perché servono a tutti, servono all'amministrazione, servono al cittadino per essere riconosciuto, perché forse tra le varie istanze, certo non si può generalizzare, ma c'è un'istanza di riconoscimento, sono qui, ho un problema, un riconoscimento del problema che il cittadino sente, ma appunto questi dati servono all'amministrazione che anche a volte per questioni economiche non può seguire tutto, non può vedere tutto. Allora proviamo anche laddove ci sono amministrazioni illuminate, competenti e che hanno voglia di farlo, a provare con l'IPCM se serve, ma anche con patti e con strumenti, insomma, partecipativi, visto che di partecipazione poi alla fine parliamo, no? Però posso fare un commento? Sì? Gianni Tarta, l'osservatorio. Sì, in questo caso parlo un po' come associato di ricerca, ex ricercatore, attuale ancora ricercatore all'IRSA. Allora vorrei che, molto interessante, complimenti, veramente molto interessante, questi tre interventi secondo me hanno veramente coperto un arco di problematiche estremamente vasto e molto importante, diciamo tre pillar importanti. Sicuramente come tecnico ho apprezzato moltissimo l'intervento di Michele Ferri, perché è pragmatico, è entrato, poi parla di acqua chiaramente, io IRSA quindi. Però vorrei, il mio commento è molto semplice, molto breve ed è stato detto già da diverse parti, ma non vorrei che si perdesse, bisogna stare attenti che l'aria è l'aria,
occorre un certo tipo di approccio. L'acqua è l'acqua, c'è la Bibbia della direttiva quadro che tutti noi che abbiamo lavorato, ad esempio ho fatto la classificazione dei laghi italiani, eccetera, eccetera, non dico che sanno memoria, ma sarebbero obbligati a conoscere la memoria, non tanto perché è una norma Dini, ma perché è un approccio culturale diverso. Con la direttiva quadro è cambiato il mondo, ovvero a noi chimici ci hanno sottratto il potere di dire se era buono o meno buono un fiume, un lago, eccetera, eccetera. E l'hanno dato ai biologi, ahimè. È una battutaccia, ovviamente. Per cui, attenzione, non facciamo di tutti i comparti acquatici un fascio unico, perché un conto parlare di suolo, un conto parlare di acque sotterranee che sono a contatto col suolo, un conto parlare di aria, un conto parlare di acqua, eccetera, eccetera. Perché altrimenti si corre il rischio di inciampare, c'era un lupo che girava e corriamo il rischio che ci sbrani. Ecco, insomma. Questo però è una questione culturale. Tutto il resto che è stato detto sono assolutamente d'accordo e vi faccio i miei complimenti perché è veramente, veramente interessante. Posso, Veronica? Sì, certo. Giovanni, non ti vedo ma riconosco, mi pare la voce. Ah, eccoti, vai. Giovanni Damiani. Allora, io volevo portare un punto di vista di chi è stato nel mondo delle agenzie ambientali. Il tema che vedo è che quando si stabiliscono i parametri da monitorare, dobbiamo avere una base solidissima dal punto di vista scientifico. Questo A, perché l'amministrazione possa accettarle di concordare. B, se l'amministrazione non concordasse, io l'ho fatto da cittadino, come strumento di pressione dall'esterno, è pressione non smontabile, no? Assolutamente. Qual è il limite di questo ragionamento? È che l'approccio scientifico presuppone terzietà, indipendenza, libertà da pregiudizi. Se invece, come succede nell'epoca attuale, ogni notizia, purché sia enfatica, finisce sui giornali in maniera grossa, si perde di credibilità. E questo è il rischio più grosso. Guardiamo un attimo Goletta Verde. Fa cose altamente ascientifiche, va a ripetere i monitoraggi una volta all'anno, un prelievo in un punto dove c'è un'agenzia che lo fa con metodi ufficiali e ogni settimana, dopodiché Goletta Verde sta su tutti i giornali, l'agenzia non esiste. Goletta Verde decide, bandiera blu, verde, bianca, non so che cosa. Ecco, questo tema quindi della... Io ho vissuto come direttore di un'agenzia attacchi feroci per cose fatte con i piedi, di persone che sono andate per esempio a campionare sul fiume e anziché campionare sul fiume hanno campionato davanti alla bocca degli scarichi e quindi il campione era di uno scarico e non del fiume. E cose di questo tipo che finiscono sui giornali da una parte, ma dall'altra a screditare l'istituzione, perché hai voglia io a dire avete campionato davanti, passo per quello che vuole minimizzare e così via. Siccome però sono anche un militante ambientalista da tempo, io ho utilizzato parecchie volte, senza sapere che facevo open science oppure cose di questo tipo, la collaborazione dei cittadini e volevo testimoniare che i cittadini hanno molta voglia di collaborare. L'ho utilizzato per esempio in un contenuto, in una ricerca. Ho chiesto a tutti i pescatori, ho dato una scheda a disegnare che cosa avevano pescato, il peso, le dimensioni, il posto dove si trovavano sul fiume, la data ovviamente, e di regalarmi i contenuti stomacali. Ho regalato a tutti quanti delle boccette con l'alcol e analizzando gli invertebrati che stavano alla base dell'alimentazione dei pesci, sono andato a vedere cosa stava nell'ambiente e ho visto quali erano i fattori limitanti per la vita dei pesci. Se mangiavano tricotteri e non ci stavano più i tricotteri, i pesci erano rarefatti. E lì c'è stata una collaborazione entusiastica di tutti i pescatori che poi si sono mobilitati quando sono arrivate le ruspe che volevano cementificare il fiume. No?
i dannati e quindi rovinarlo, perché avevano conosciuto un po' di ecologia fluviale. Un'altra volta l'ho utilizzato per uno studio che ho ancora in corso su una farfalla migratrice lungo la costa adriatica. Ho provato a lanciare su internet una scheda, ho avuto risposte incredibili, ho potuto ricostruire che questa farfalla percorre 780 chilometri lungo la costa adriatica in una migrazione di massa, e siccome ho chiesto di contare a tutti 10 minuti esatti di quante farfalle passavano in intervallo, ho ricevuto talmente di quei dati che ho potuto stimare quante milioni di farfalle sono passate in 15 giorni, che è il periodo di migrazione. Da ultimo invece, no, da prima, una lotta per togliere i tir dalla statale adriatica. Non si riusciva a capire quanti tir passassero. Abbiamo dato le schede ai cittadini, lì c'era anche il problema molto sentito, e dice: contate quanti tir passano in che direzione per 15 minuti. Mettendo tutto su un grafico abbiamo visto che erano migliaia, e quando abbiamo portato questo alle autorità, la musica è cambiata, perché c'era stata una, diciamo, ecco. Allora, per chiudere, l'approccio scientifico è tutto, sia quando stai con le istituzioni, quando purtroppo, anche quando purtroppo ti devi mettere contro. Qual è il problema? Il problema, appunto, è la delicatezza dei dati. Dico per esempio a Gianni Tartari, io ho visto che l'agenzia americana, l'EPA, ha dato l'istruzione su come costruirsi un disco secchi a tutti i pescatori e i canoisti, quelli che amano le acque, di mandare i dati. E hanno ricevuto decine di migliaia di dati, perché lo strumento era semplice da usare, e tutti hanno collaborato. Il sistema agenziale italiano questo non lo accetterebbe. Io lo so per certo. Lo so, conosco perfettamente quel lavoro, conosco anche la misurazione del pH nelle piogge. Io ho abbastanza capelli bianchi per averli, forse. Siamo in due. Mi sono diventati bianchi probabilmente per le piogge acide, per 20 anni me ne sono occupato, e anche altre cose. È verissimo quello che dice, e plaudo alle parole che lei ha detto prima, perché è vero. L'enorme lavoro che le agenzie fanno, l'enorme lavoro che almeno da 20 anni, da quando esistono sostanzialmente, fanno, è purtroppo negletto. In realtà io credo che questa sia un'operazione che anche associazioni come la nostra debbano perseguire come obiettivo, perché la credibilità sta lì, chiaramente. Io avrei finito, però conosco bene questa cosa, Tartari, perché sono stato... Anche scusa Giovanni, Michele... Scusa Veronica. Vi saluto, un abbraccio a tutti, a presto, e un particolare ringraziamento e un abbraccio a Veronica, a Anna, e un particolare saluto ovviamente a Steven, che è chiuso a Siena. Infatti io devo andare via, che mi chiudono il palazzo, ragazzi. Quindi. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Down, ma insomma, fino a un certo punto. Grazie, ecco, scusa Giovanni. Poi noi andiamo sempre un po' lunghi. Se qualcuno, io sono qui, voglio dire. No, Veronica, va benissimo. Vai. Era, pardon, scusami. Giovanni, stavi chiudendo. No, ho chiuso. Ripeto, fuggire dai giornalisti, dai media e dalle... perché diventa un pulpito dove c'è chi si va ad esibire, inutile a dire. Due, concordare. Per concordare bisogna essere scientificamente attrezzati. Ripeto, il mondo agenziale io lo conosco bene, perché sono uno dei fondatori, sono stato il primo direttore dell'AMPA, oggi ISPRA, e poi sono stato direttore di un'agenzia ambientale in Abruzzo. Non vi dico quante cose ho dovuto patire per... notizie false lanciate proprio su cose fatte con i piedi, prive di fondamento scientifico, e l'umiliazione di chi lavora su queste cose dandoci l'anima, con grande onestà e serietà, di vedersi additati come quelli che invece vogliono nascondere la verità o che so io. E poi il problema delle agenzie dipende dai vertici, da quando la politica ha invaso i vertici, e questa è una vergogna. Chiudo dicendo questo: il direttore di un'agenzia è il primo, dovrebbe essere il primo tecnico esecutore, perché ciò che deve fare sta scritto nelle leggi.
non ha bisogno di un consiglio di amministrazione che gli dia un indirizzo. Se la regione scomparisse, loro continuerebbero a lavorare perché hanno le leggi statali, le leggi regionali e le direttive europee. Il fatto che quindi il direttore debba essere chi ci capisce è sempre meno la realtà di questo paese. Hanno politicizzato al punto che i direttori non capiscono che cosa fanno i sottoposti. E attenzione, quando succede questo, il mediocre messo al vertice pone lì l'asticella e fa la guerra a tutti quelli che ci capiscono perché devono stare sotto. Allora, se noi, e chiudo, vedessimo un editore fare il primario in un reparto di chirurgia, faremmo il finimondo. Un editore invece, o uno che non ci azzecca niente, che diventa direttore di un'agenzia, pare cosa normale. Per me non è normale. È il problema culturale, insomma, che poi c'è sempre dietro questi, anche questi temi, insomma. Non lo dico per banalizzare o per semplificare, però insomma poi tutto passa da lì. E allora anche queste, credo, piccole occasioni di confronto e di sperimentazione credo possano essere, come dire, e valere più, parlo soprattutto di quelle ovviamente di cui abbiamo sentito il racconto e spero che quella che stiamo portando avanti si aggiunga a questo novero, ma insomma credo che possano più queste esperienze che poi qualunque altra azione, però è appunto essenziale che siano ben fatte, quindi insomma chiediamo e auspichiamo anche davvero la collaborazione di tutte le intelligenze e le esperienze che potremo raccogliere anche con Giovanni, c'è una lunga collaborazione oltre che amicizia, quindi insomma spero sarà anche lui della partita, tanto per cambiare. Volentieri. Allora sentite, ne avevamo già parlato. Allora io vi ringrazio moltissimo, se ci sono altri interventi eccetera ovviamente siamo qui e comunque anche alla fine dopo il webinar confido saremo qui e quindi spero che davvero questo sia un altro primo passo insomma. Complimenti. Grazie mille, grazie a tutti e a presto rivederci e a presto lavorare insieme. Grazie ancora. Grazie Veronica, veramente. Grazie. Sempre continua così perché mantiene energia in questo periodo, insomma, che si prolungherà. Quindi si prolungherà e insomma cerchiamo di utilizzarlo per ragionare, per costruire davvero un futuro e un presente che sia un po' meglio di quello che stiamo vivendo, insomma, sotto tutti i profili. Buona serata e buona continuazione. Un saluto a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Buona serata a tutti.